Buongiorno a tutti e benvenuti a questa seconda giornata di Fare Impresa in Italia 2021, l'evento promosso e organizzato dall'Università LUMSA e dall'Associazione Alumni, giunto quest'anno alla quinta edizione. Io sono Filippo Giordano, professore associato di economia aziendale e presidente del corso di laurea magistrale in Management and Finance di Roma e coordinerò i lavori di questa prima parte di mattinata dedicata al rapporto tra startup, nuova impresa e sostenibilità. Alle 11 invece lascerò il testimone a Maria Silvia Santilli, giornalista del TG1 Rai e alumna LUMSA, che coordinerà la seconda parte dedicata al rapporto tra sostenibilità e grande impresa. In apertura desidero ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile l'evento di quest'anno, in particolare ringrazio i vertici di Ateneo, i colleghi che insegnano nel corso di laurea magistrale di Management and Finance e che hanno collaborato alla costruzione dei contenuti dell'iniziativa e a tutte le strutture di supporto dell'università, in primis ovviamente l'area comunicazione che ha prodotto l'evento di quest'anno e negli anni precedenti. Ringrazio tutti gli speaker che sono intervenuti nella giornata di ieri, bellissima, e che hanno riempito di significato la nostra iniziativa. Come abbiamo ripetuto più volte, l'obiettivo di fare impresa è offrire un momento inspiring a chi ci ascolta, in particolare ai nostri studenti e laureati, sul modo di fare impresa, essere imprenditori, agenti del cambiamento e in generale avere un approccio proattivo alla propria vita professionale. Quindi imprenditorialità e innovazione esprimono prima di tutto dei valori, delle attitudini che devono contraddistinguere l'impegno di ciascuno di noi nel mondo del lavoro. Il dibattito di ieri si è focalizzato sulla trasformazione digitale come driver di cambiamento della nostra società, del modo di fare impresa e degli stili di vita e dei comportamenti individuali. Cambiamento che ha avuto una grande accelerazione con la pandemia. L'abbiamo visto declinato relativamente ad alcuni settori specifici: turismo, cinema, commercio con rodomonti, servizi alla persona e nel pomeriggio alla finanza. La giornata di oggi, invece, è interamente dedicata all'altro importante driver di cambiamento dei nostri modelli di produzione e consumo, la sostenibilità. La sostenibilità riveste un'importanza crescente nelle scelte delle aziende, dalle start-up a quelle storiche del Made in Italy e anche quindi degli investitori. Ma la cosa più importante da rilevare è che il dibattito sulla sostenibilità oggi è uscito dal perimetro degli addetti ai lavori, dove era storicamente confinato. Io mi occupo di sostenibilità da diversi anni, insegno corporate social responsibility da diversi anni. In quanto questo tema è diventato centrale, nell'agenda politica italiana e internazionale, poiché la sostenibilità rappresenta un elemento importante oggi per disegnare nuove traiettorie di sviluppo post-pandemia per il nostro paese e per l'Europa. Come sappiamo, infatti, alla cosiddetta transizione ecologica sono state destinate una parte cospicua di risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ma veniamo a questa prima sessione, in cui abbiamo costruito un panel con giovani start-upper e imprenditrici che hanno fatto della sostenibilità il motore e la visione della loro esperienza imprenditoriale. Ne parleremo con Flavia La Rocca, una stilista, è la founder di Flavia La Rocca, quindi un brand che porta il suo nome, Mariangela Lancellotta, co-founder Le Green House, player dell'Agritech, e Arianna Rienzo, giovane imprenditrice CEO di Voicemed, un'app che fa analisi mediche con riconoscimento vocale, e Cristiano Scarapucci, CEO e co-founder di Schoolair, una startup che si occupa di formazione online, che chiaramente con la pandemia ha avuto un importante sviluppo. Ma sicuramente saranno loro a dirci meglio che cosa fanno come imprenditori. E quindi direi di partire con Flavia. È con noi Flavia. Buongiorno Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno professor Flavia, Giordano. buongiorno Flavia. Flavia La Rocca è nata a Roma,
non dico l'anno, non si dice Ma l'anno, anche sì, se ce l'ho. sì. Nata nel 1985, founder designer del marchio che porta il suo nome, nato nel 2013, come dicevamo poco fa, con cui propone un nuovo atteggiamento verso l'abbigliamento, un modo di vestire smart, etico e responsabile. Quindi possiamo dire che Flavia, insomma, sia un po' una pioniera rispetto a temi che sono di attualità oggi. Ti lascio la parola. Grazie mille. Allora, sì, vi racconterò un po' del mio progetto e appunto di come sono diventata imprenditrice e di come lo sto portando avanti. Quindi per aiutarmi in questo condivido una presentazione in modo che possiate seguirmi e vedere di più. Allora, chi sono? Innanzitutto appunto sono nata nell'85 a Roma, io mi sono laureata in scienze della moda e del costume alla Sapienza nel 2007 e subito dopo mi sono trasferita a Milano e ho iniziato le mie esperienze nel mondo lavorativo come ufficio stampa. Ho lavorato per aziende a nomi importanti, Blue Marine, Vivienne Westwood, Valentino e Prada per gli ultimi 2 anni. A un certo punto poi però nel 2012 in realtà ho deciso di inseguire quello che era il mio sogno da quando ero una bambina, quello di essere una stilista. All'università ho avuto la fortuna di formarmi scegliendo poi un indirizzo economico manageriale, quindi di formarmi in realtà a 360 gradi su quello che poteva essere il settore moda, approfondendo anche il punto di vista appunto di fare impresa, quindi non solo avere delle nozioni che erano legate proprio al settore dell'abbigliamento e della moda, ma anche quelle di fare impresa. E le esperienze in queste grandi aziende mi hanno sicuramente aiutato a capire come funziona una grande azienda, entrare in contatto con i vari attori all'interno di un'azienda, dall'ufficio stile alla produzione, alla comunicazione, alla vendita. A un certo punto quindi decido di lanciare il mio progetto e da dove sono partita? Sono partita dalle esigenze delle donne di oggi. Io ero comunque una persona che lavorava tutto il giorno in ufficio, doveva poi presidiare ad eventi, viaggiare e avevo la necessità di essere sempre vestita nel modo giusto per ogni occasione, ma il tempo per cambiarmi e lo spazio nelle mie valigie erano sempre ridotti. Quindi sono partita proprio da questo e da esigenze di spazio, la possibilità di viaggiare leggeri, il fatto di non aver mai tempo e anche, perché no, di essere unica. E ho aggiunto da subito però il mio desiderio personale di costruire un progetto che fosse sostenibile, quindi pensando al nostro pianeta e alle persone. Quindi l'ho basato su 3 fondamenti: la sostenibilità, la trasparenza e l'approccio etico. Sostenibilità perché ho iniziato da subito a lavorare con materiali che sostenibili. Nel 2013 vi assicuro che i materiali di questo genere in Italia erano veramente molto pochi e io, come ha detto anche il professor Giordano, in effetti in Italia sono uno dei primi brand che ha iniziato a lavorare realmente con questo approccio. Trasparenza perché ho da subito deciso di raccontare tutto quello che c'è dietro al mio progetto. Io sono da sola a portarlo avanti, l'ho fondato da sola. Per un periodo ho fatto una piccola società che però è andata male, ma comunque un'esperienza che mi è servita a capire tanto, quindi sono ritornata io. Racconto che sono io dietro il mio progetto e poi approccio etico perché ho scelto di produrre con una cooperativa sociale che reinserisce le persone nel mondo del lavoro. L'altro punto fondamentale è la modularità. Io ho iniziato con questa idea innovativa, nel senso che sul mercato qualcosa del genere non c'era nel 2013, non c'è ancora oggi, realmente sviluppato come lo faccio io. E quindi che cos'è? Ho iniziato a disegnare dei capi che sono pensati come moduli uniti da zip nascoste che possono essere smontati e rimontati a creare un guardaroba senza fine, perché ogni capo della stessa taglia ha la stessa circonferenza, la stessa zip, per cui idealmente uno può creare un guardaroba senza fine e sempre rinnovabile. Questo è un esempio per cui 6 pezzi con 2 bretelle e un cintino in una piccolissima borsa creano più di 40 combinazioni. Come sono fatti? Appunto, per avere un progetto responsabile al 100%, io ho ragionato su 3 aspetti, quindi il concetto, modularità, produco poco ma ho tante combinazioni, quindi già un impatto ambientale minore, perché comunque producendo solo 3 pezzi e avendo 10 combinazioni, va da sé che l'impatto ambientale è minore.
e poi la produzione, quindi scegliere di produrre con tessuti che siano tessuti sostenibili, certificati, naturali, frutti di nuove tecnologie come il poliestere riciclato che viene dalle bottiglie di plastica post-consumo, piuttosto che il nylon che viene dalle reti recuperate dagli oceani. E poi appunto la produzione etica, quindi stare attenti a chi fa i nostri abiti e quindi che siano pagati nel giusto modo, che abbiano le giuste condizioni di lavoro. Quindi cosa sono arrivata ad ottenere col mio progetto? A rispondere a quelle necessità che mi ero posta all'inizio, quindi risparmiare spazio, poter viaggiare leggeri, risparmiare tempo e anche crearsi le proprie combinazioni, quindi diventare anche un po' la designer di se stessa e scegliere come abbinare i capi creando nuovi outfit. E poi chiaramente sono arrivata al punto di dire, ok, con questo modo di produrre riesco ad avere un impatto ambientale minore, a risparmiare acqua, energie, materie prime, e poi a far sì che il ciclo di vita del prodotto sia più lungo. Quindi un capo modulare, tu hai intenzione, hai voglia di tenerlo più tempo nel tuo armadio perché sai che potrà essere sempre rinnovabile in futuro con un pezzo di una collezione che potrà uscire magari anche tra 2 o 3 anni, e di conseguenza te ne prendi più cura e vuoi tenerlo di più con te nell'armadio. Quindi non c'è più l'idea dell'acquisto usa e getta, ma tutto il contrario, quindi comprare poco, mantenere bene per tenerlo di più nell'armadio. Chiaramente il mio è stato un processo che è andato a crescere, è andato a crescere dal punto di vista di raggiungimenti, insomma dal punto di vista di comunicazione. Io sono entrata da subito nei brand emergenti seguiti da Vogue Italia, da Camera Nazionale della Moda. Sono entrata subito in un circuito, diciamo, molto alto da quel punto di vista. Io avevo appunto 27 anni. Comunque venivo da Fiumicino, non conoscevo nessuno nel settore moda prima di iniziare a lavorare, e arrivare nel 2019 a ritirare questo premio al Green Carpet al Teatro La Scala come Best Emerging Designer, per me chiaramente è stato un riconoscimento super importante. L'ho portato sul, diciamo, ho fatto una presentazione in calendario, ho partecipato a diverse mostre, tutti i musei molto importanti. Concorsi, collaborazioni, celebrity, ho visto indossare celebrity come Amber Valletta e i miei capi, ho fatto collaborazioni con fondazioni d'arte come Città dell'Arte, con quale collaboro ancora oggi, con Michelangelo Pistoletto. Ho visto me, un mio capo, sulla copertina del National Geographic lo scorso marzo. Tra parentesi, in tutto questo io sono anche una madre di 2 bambini, uno di 4 e un bambino di 1 anno, e sulla cover del National Geographic si nota poco, ma ero incinta di 5 mesi. Questo per dire anche alle ragazze che ci ascoltano che non bisogna scegliere tra carriera e famiglia, si può benissimo far tutto, e io continuo a viaggiare con i miei bambini, adesso un po' meno perché non si può, ma normalmente vengono con me ovunque. Ho avuto copertine, ho avuto pagine di giornali importanti, internazionali, tanti riconoscimenti appunto dalle istituzioni più importanti. E mentre vi faccio vedere un po' questo video dell'ultima presentazione, volevo dire che appunto il progetto, anche dal punto di vista imprenditoriale, nel tempo è cresciuto e ad oggi la business idea si basa sempre di più su un progetto di economia circolare. E chiaramente io sto crescendo, sto stringendo dei rapporti con dei partner perché sono un'imprenditrice sola, autofinanziata, che ha portato avanti questo progetto appunto in maniera indipendente tutto questo tempo. Quindi ad oggi chiaramente sto organizzando in modo di avere un team, di avere dei partner e poter andare sul mercato online, visto che adesso più che mai comunque la vendita online è fondamentale, ma rivedendo comunque sempre in maniera innovativa il modo di produrre, di vendere, ridare un nuovo ruolo ai negozi, pur avendo una vendita che è principalmente online. Diciamo che un progetto imprenditoriale, soprattutto in un settore poi, vabbè, come quello della moda, sappiamo essere molto, molto competitivo e pieno di concorrenza, se si vuol dire, è chiaramente molto impegnativo, quindi non si smette mai di andare un po' oltre, no? Di rinnovare, di trovare sempre delle soluzioni nuove. Per noi i problemi sono all'ordine del giorno, soprattutto nel settore moda, si sa, poco prima di avere una presentazione c'è qualcosa che non va, e quindi il problem solving è sempre, insomma, dietro l'angolo, quindi bisogna sempre essere molto attivi. Grazie mille Flavia, complimenti per questo racconto e questa tua esperienza.
Mi permetto solo di sottolineare due aspetti, poi avremo modo di approfondire qualche minuto più avanti, e due concetti importanti che hai espresso. Il primo è che si può fare gli imprenditori, si può essere professionisti senza trascurare un altro importante progetto che è quello della famiglia. E quindi conciliare famiglia e lavoro è fondamentale per se stessi, innanzitutto, e si può fare. Secondo aspetto, insomma, un po' più tecnico rispetto al tema del business che ci hai presentato, è il tema delle partnership. Le partnership sono fondamentali sia in fase di startup sia in fase di crescita perché aggiungono valore, ti danno la possibilità di acquisire competenze che interne all'organizzazione tu non hai, ti aprono, diciamo, le porte di mercati, di situazioni. Che diciamo da soli sono, non dico inaccessibili, ma richiedono magari dei tempi, ecco, più lunghi. Quindi partnership, ecco, elemento chiave nel business model di qualsiasi startup e impresa. Quindi grazie Flavia e ci vediamo più tardi per il nostro dibattito. Adesso è il momento di Mariangela Lancellotta. Buongiorno Mariangela, Buongiorno a tutti, buongiorno professore. grazie per essere qui con noi questa mattina. Mariangela ha un background in finanza d'impresa, ha avuto un percorso importante in questo ambito dove comunque ha iniziato a, diciamo, approfondire i temi della finanza sostenibile, quindi si è avvicinata al mondo della sostenibilità, poi a un certo punto ci racconterà lei. Ha deciso di ritornare a dare un contributo all'azienda familiare, e portando chiaramente la sua esperienza, il suo entusiasmo e la sua spinta, no, all'innovazione. Ci tengo anche a sottolineare il fatto che abbiamo scoperto stamattina di avere un'amicizia in comune con Mariangela, che è la nostra collega Martina Rogato, che insegna sostenibilità e rendicontazione sociale nel nostro corso di laurea. Mi piaceva simpaticamente ricordarlo. Il mondo è molto piccolo, quindi. Grazie Mariangela, lascio la parola a te. Sì, professore, un po' come anticipava, il mio è un percorso che si concretizza nel fare impresa soltanto da 2 anni, 2 anni e mezzo, perché in realtà fino a qualche anno fa il percorso era molto differente, era un po' il percorso base di chi esce da l'università, laureata in finanza, inizia diciamo, un percorso abbastanza standard che poi sfocia per circa 8 anni in Cassa Depositi e Prestiti, dove mi sono occupata di finanza strutturata, in particolare di project finance nelle infrastrutture. Ho avuto poi come dire, un piccolo problemino, perché mi sono resa conto dal 2014-2015 di questo tema della sostenibilità che ho iniziato appunto a studiare e applicare nel contesto in cui mi trovavo tramite appunto la finanza sostenibile, tramite temi come l'impact investing. Ragionavamo all'epoca di fondi da creare anche a livello europeo, anche in collaborazione con il Fondo Europeo di Investimenti. A un certo punto dovevo anche decidere se andare in Lussemburgo, però mi sono resa conto, diciamo, che non volevo più stare dal lato di chi decide, gestisce, accompagna le imprese, ma proprio fare impresa. E quindi ho deciso appunto di lasciare quel percorso, sicuramente molto più stabile, e dedicarmi all'impresa di famiglia. Lo faccio quindi insieme a mio fratello, insieme a papà, che ha avviato il tutto, e noi ci occupiamo principalmente di agrofotovoltaico, che è appunto questo settore un po' ibrido che mette insieme la produzione di energia da fonte rinnovabile, in questo caso fotovoltaico, con l'attività agricola. 3 anni fa, diciamo, questo è un settore che diciamo, ha avuto il settore fotovoltaico ha avuto una battuta d'arresto, nel senso che
c'è stato proprio un problema a livello normativo. Immagino tanti di voi passando, insomma, per le autostrade, le strade soprattutto del sud Italia, insomma, si sono accorti, no, di queste distese di impianti fotovoltaici su terreni agricoli che creavano effettivamente dei problemi di occupazione dei suoli, nel senso che la produzione di energia da fotovoltaico stava andando a occupare questi terreni e quindi a sostituire quelle che erano le vocazioni territoriali, vocazioni agricole territoriali. E questo è stato un grosso problema, tanto che le regioni, moltissime regioni del sud Italia, hanno imposto dei limiti, alcune hanno proprio vietato lo sviluppo di fotovoltaico su terreni agricoli, quindi una decisione molto netta. Altri invece hanno messo dei limiti molto molto stringenti. Quindi questa è una cosa che io condividevo in pieno, non mi piaceva l'idea di questo trade-off che si creava. E a un certo punto abbiamo analizzato quello che noi avevamo sviluppato fino ad allora e noi eravamo specializzati in serre fotovoltaiche. Queste serre fotovoltaiche in questo momento si trovano sia in Calabria, poi abbiamo avuto degli sviluppi anche in Sardegna. Sono serre che noi abbiamo, diciamo, creato, abbiamo sviluppato a livello progettuale con un grande partner industriale con cui tuttora stiamo evolvendo il modello, che è F Solar Italia, il primo, diciamo, produttore di fotovoltaico in Italia, quindi player assoluto a livello nazionale, terzo in Europa, ha fatto varie poi operazioni straordinarie anche in Spagna, quindi diciamo accrescendo quello che era il portafoglio e il loro parco fotovoltaico. E con loro nel 2010 papà, che era uno sviluppatore, un loro sviluppatore, propose di fare serre fotovoltaiche. All'epoca erano incentivate dal Conto Energia, che è stato comunque un grande strumento per poter introdurre e rendere stabile poi il settore delle rinnovabili in Italia, a mio avviso. E queste serre fotovoltaiche, nel momento in cui, diciamo, stavamo progettando queste serre, la società, ci chiese di occuparci dell'agricoltura, della parte agricola. Quella fu una sfida perché c'era poco, di conosciuto, non c'erano delle sperimentazioni di agricoltura in ambiente fotovoltaico. Comunque, a oggi è stato poi come dire, un'operazione di successo, perché siamo riusciti a coltivare agrumi in serra fotovoltaica, e questa era una vera sfida perché gli agrumi stanno in campo aperto. Diciamo che è difficile trovare un albero di limoni o un albero di arance in un ambiente chiuso, e quindi questa è stata una sperimentazione che ci ha portato poi a tutta una serie di risultati che noi abbiamo registrato col tempo, perché ovviamente le serre vengono gestite, diciamo, vengono monitorate tramite app, quindi tutti i parametri, sia organolettici dei prodotti, sia della vita della pianta stessa, sia dell'ambiente in cui esso si trova, quindi i livelli di umidità, la temperatura, i nutrimenti che si trovano nel terreno, l'irrigazione, la fertirrigazione, anche abbiamo testato anche dei trattamenti in biologico, quindi con l'inserimento di insetti. Questi sono tutti i dati che vengono registrati tramite sistemi che poi hanno utilizzato anche tanti diciamo, laureandi. Ce n'è stata una, l'ultima, del Politecnico di Torino, e ha utilizzato i nostri dati per fare la sua tesi sull'impronta ecologica delle serre rispetto ad attività di pieno campo. Quindi è un'agricoltura, diciamo, molto digitalizzata, se vogliamo, ecco, con un'app. Antonio, mio fratello, che è IAP, quindi imprenditore agricolo, può irrigare o
po' rendersi conto di alcuni problemi e intervenire da remoto, quindi stando a Roma o dove si trova in quel momento. Questo però è un modello che noi abbiamo dovuto evolvere, nel senso che la Serra aveva tutta una serie di caratteristiche che erano soprattutto di sostenibilità economica, che in questa fase in cui il fotovoltaico ha raggiunto diciamo una sua stabilità e anche i prezzi si sono molto abbassati a livello di tecnologia, che non reggeva più, cioè la serra costava troppo, come dire, e quindi si rischiava un po' di perdere questa esperienza maturata e soprattutto questo know-how che in questo momento è fondamentale proprio per il motivo che vi dicevo prima, nel senso per proporre un modello innovativo che tenga conto insieme sia della produzione di energia rinnovabile sia dell'agricoltura. Quindi abbiamo voluto il modello con i nostri fornitori, col nostro partner industriale, e oggi proponiamo un modello innovativo in tutta Italia. Grazie mille Mariangela, per questo interessante racconto e appunto anche rispetto al tema dell'innovazione e di come anche l'innovazione può risolvere dei trade-off che, no, come ci raccontavi tu, che hanno creato delle difficoltà oggettive nel sud Italia perché si è sottratto tanto terreno agricolo alla produzione di energia rinnovabile. E quindi queste soluzioni aiutano, ecco, a riallineare tutto, natura, A tenere in sostenibilità, armonia, a tenere in esatto, a armonia tenere in tutto. armonia. Grazie mille, ci vediamo tra poco. E adesso è il momento di Arianna Rienzo. Buongiorno a Buongiorno tutti. Arianna. Arianna è CEO e co-founder di VoiceMed. Ha lavorato e studiato in diversi paesi del mondo, leggo dalle informazioni che ci hai dato, e sei stata anche in Silicon Valley, dove appunto hai avuto modo di immergerti nel più grande e importante ecosistema per startup al mondo. Raccontaci, siamo molto curiosi di capire che cosa fa VoiceMed, scusami, e la tua esperienza soprattutto. Certamente, allora buongiorno a tutti, mi chiamo Elena Rienzo e vengo da Roma e mi sono laureata in Business Administration all'Università di Roma Tor Vergata, quindi sempre insomma a Roma, e dopodiché ho iniziato la mia carriera imprenditoriale, in realtà prima in grandi aziende. Quindi ho iniziato a lavorare per aziende di consulenza come Accenture, Marsh, e dopodiché mi sono trasferita prima in Ecuador, poi in Silicon Valley, dove ho lavorato, diciamo, soprattutto in Silicon Valley, per grandi aziende, per innovare i business model di queste grandi aziende e portare all'interno nuove tecnologie nell'high tech. E quindi diciamo che fino a un anno, 2 anni fa, ho sempre avuto alla fine un lavoro stabile, collegandomi anche al discorso che faceva Flavio inizialmente, e soprattutto a valle della mia ultima esperienza in Silicon Valley, ho deciso di iniziare il mio percorso imprenditoriale lanciando la mia startup. E in particolare in Silicon Valley ho lavorato con diverse nuove tecnologie, tra cui la tecnologia del riconoscimento vocale, dell'analisi del suono e di quanto effettivamente questa tecnologia può aiutare anche in tema di sostenibilità. Nella presentazione di oggi vi presento VoiceMed, quindi insomma passiamo anche alla presentazione. Vi presento in particolare anche diciamo come effettivamente la nostra voce ci dà informazioni non solo sulla nostra età, sul nostro sesso, ma anche sul nostro stato di salute. E diciamo che io vengo da una famiglia di medici, in particolare i miei genitori sono pneumologi, da piccola sempre li osservavo parlare al telefono con i loro pazienti e mi affascinava il fatto che effettivamente loro da una chiamata riuscissero ad identificare molto spesso lo stato di salute dei propri pazienti. E mi chiedevo, ma papà, com'è possibile che riesci a capire la malattia semplicemente parlando al telefono, neanche guardandolo? E da lì ho iniziato a capire effettivamente quanto fosse importante la nostra voce, quante informazioni ci può dare, incluso anche sul nostro stato di salute.
Siamo partiti un po', dall'analisi, diciamo, di come la trasformazione digitale sta impattando tutti i settori e anche e soprattutto il settore della salute, in particolare in questo ultimo anno l'abbiamo notato, diciamo, sulla nostra pelle. E, in più, le aspettative delle persone, dei potenziali pazienti, sono verso un'assistenza sanitaria che sia sempre di più personalizzata verso i propri bisogni, sempre di più olistica, conveniente, economica. E questo ha fatto sì che in Europa quasi il 90% delle persone, a valle di sperimentare qualche sintomo, come ad esempio la tosse, la prima cosa che fanno è guardare su internet e chiedere a Dr. Google informazioni sul proprio stato di salute, e questo ha portato sfortunatamente ad un aumento dei tempi e quindi dei costi da quando una persona sta male, quindi ha dei sintomi, a quando riesce effettivamente ad avere dei medicinali e a conoscere il proprio stato di salute per poi curarlo. Ecco, da qua è nata l'idea di Voismed. Voismed vuole intervenire in ogni processo che separa una persona dal conoscere il proprio stato di salute e quindi dal prendere medicinali e diciamo, migliorarlo. Ma come funziona? L'idea di Voismed è stata quella di lanciare un test totalmente innovativo che unisca un dispositivo medico, come potrebbe essere il pacemaker o quant'altro, con un software. E renderlo tutto ciò accessibile in maniera totalmente digitale e molto accessibile tramite smartphone. Quindi la nostra idea è stata proprio partire dal problema, dal fatto che ognuno di noi ad oggi ha un rapporto con i propri telefoni, diciamo, costante, e manda registrazioni vocali, insomma, utilizza molto anche la voce, per riuscire non solo a diciamo a dare al soggetto un divertimento ludico quale potrebbe essere quello di WhatsApp o comunque sociale, ma anche a dargli delle informazioni sul proprio stato di salute. E come funziona? Il nostro dispositivo medico è un dispositivo medico software, quindi è accessibile tramite telefono ed è semplice come contare fino a tre. Uno, l'utente prende il suo telefono, accede alla nostra web app. Oppure ci colleghiamo anche con l'API, con strutture sanitarie in cui accediamo tramite il loro canale. Due, deve registrare appunto la tosse, la voce e il respiro. E tre, riceve istantaneamente i risultati rispetto a una patologia piuttosto che un'altra, mentre collegandoci anche con l'azienda della persona o con il proprio dottore, riusciamo anche ad inviare dati aggregati in modo da poter monitorare la sua situazione. I benefici ovviamente di questo tipo di soluzioni sono molteplici. In particolare, prima di tutto rispondiamo a un bisogno di ogni persona di avere finalmente soluzioni che siano veloci, che siano facili da usare e che siano convenienti e comode. In secondo luogo, è una soluzione che effettivamente diciamo, evidenzia l'efficienza nel poter distribuire l'assistenza sanitaria anche a casa, quindi non solo all'interno delle strutture sanitarie. E in terzo luogo, in generale, la nostra soluzione rivoluziona completamente il settore della salute, che fino adesso è stato un settore reattivo e tramite la nostra e altre soluzioni sta intraprendendo quel percorso verso una proattività del settore sanitario e quindi un focalizzarsi sulla prevenzione, sulla diagnosi precoce e sul monitoraggio da remoto. Ma com'è possibile che la nostra app, molti ci chiedono, com'è possibile che dalla voce si possano effettivamente, come un altro dispositivo medico, identificare le malattie o monitorarle? La risposta è molto semplice. Il nostro dispositivo medico, come ogni altro, viene testato e allenato tramite algoritmi di machine learning all'interno delle strutture ospedaliere, per poi riuscire a portare, diciamo, screening, diagnosi e monitoraggio al suo esterno. E in questo momento noi stiamo lanciando sul mercato Voismed One, che è il primo prodotto, ed è un test rapido di Covid-19 accessibile dal telefono. Quindi l'utente, diciamo, in pochi minuti, in 2 minuti, può riuscire a conoscere la sua probabilità di aver contratto il Covid-19. E quindi in questo momento noi stiamo concludendo, diciamo, il trial clinico in ospedale, che è lo stesso per tutti i farmaci, dispositivi medici, e tra qualche mese appunto saremo disponibili sul mercato. La nostra idea è quella di offrire Voismed One principalmente in questa prima fase alle imprese,
Quindi imprese manufatturiere, uffici, aeroporti, eventi al governo per poter riuscire a monitorare la situazione Covid-19. Ovviamente la nostra soluzione, essendo un'app, è molto scalabile. Circa 1 milione di utenti lo possono testare nell'arco di poche ore. Quindi sarebbe un metodo per riuscire a capire effettivamente qual è ad oggi la distribuzione del Covid-19 all'interno di città, paesi, regioni, governi. Ma dietro tutto questo c'è un team, diciamo che non è iniziato da sola, ho iniziato con altre 4 persone, adesso siamo diventati 12 e anche tre diciamo, advisor molto importanti, perché costruire una soluzione nella salute digitale non è semplice e servono almeno 4 aree di competenza, un'area di ricerca di machine learning, un'area medica, che insieme a quella di machine learning compongono diciamo, la parte scientifica di Voicemed, un'area di prodotto, quindi di poter rendere il nostro dispositivo scalabile per milioni di utenti. E poi un'area di business che si focalizza sempre sul bisogno, insomma, del cliente, che è sempre la parte principale da quale bisogna partire. E infine, anche collegandomi a, diciamo, il discorso che si faceva precedentemente con Flavia, i partner sono fondamentali. Noi abbiamo 2 partner ospedalieri che ci seguono nel nostro percorso, l'ASL di Torino e il Laboratorio National Santé di Lussemburgo e anche l'ET Health dell'Unione Europea e siamo sempre alla ricerca di ulteriori partner. E nel nostro percorso abbiamo creato questa banca dati di registrazioni vocali associate al Covid-19 che è ad oggi molto grande e la stiamo ampliando anche con altre patologie e appunto abbiamo avuto dei riconoscimenti importanti, tra cui l'ultimo è il bando europeo Covid-Ex che abbiamo vinto appunto un mese scorso. E nel nostro piano di azione sono previsti diciamo tanti milestone importanti. Sicuramente nel 2021 la prima è quella di riuscire a portare Voicemed One in mercato e creare un impatto per tutti. E la seconda, nei prossimi anni, è anche quella di estenderlo a diversi virus, respiratori, ma anche molto altro. Infatti, diciamo, adesso stiamo cercando ulteriori partner scientifici e investitori e la nostra idea è quella di estendere la nostra piattaforma a diverse patologie, sia respiratorie che neurodegenerative, cardiovascolari o disturbi dell'umore. Quindi il nostro obiettivo è quello di trasformare il settore della salute e dare la possibilità a tutti di conoscere il proprio stato di salute. E con Grazie. questo ho concluso. Fantastica Grazie mille. Arianna, grazie mille. Grazie mille per questo racconto, per averci parlato di cose estremamente complicate, e complicate nel senso che richiedono uno studio, diciamo, delle tecnologie importanti, ma l'hai fatto in velocità, in facilità, che sono i concetti che sono un po' alla base della value proposition, no, no, di Voicemed. Velocità, facilità, prossimità, proattività, collaborazione col paziente, col cittadino, e in un ambito, quello sanitario, che diciamo purtroppo, diciamo, grazie alla pandemia, anch'esso ha ricevuto una spinta molto forte all'innovazione e alla trasformazione digitale. Davvero un business e un'idea imprenditoriale ad altissimo impatto sociale, in senso ampio. Quindi grazie Arianna e ci rivediamo tra pochissimo anche con lei. Abbiamo il nostro ultimo panelist, last but not least, dicono gli inglesi, Cristiano Scarapucci, che interviene, beato tra le donne, in un panel di grande storia di imprenditorialità al femminile. Cristiano, 27 anni, CEO e co-founder di Schoolair, una startup per la formazione online fondata nel 2019, con l'obiettivo di rendere l'educazione più accessibile per tutti. Parlare di formazione online nel 2019 era un'altra era geologica, forse, rispetto ad oggi, dopo ormai quasi un anno, più di un anno di didattica a distanza, di eventi in streaming, di divulgazione in streaming,
Ecco, cos'è successo, Cristiano? Raccontaci la tua esperienza e soprattutto anche la tua evoluzione negli ultimi 2 anni su questo tema. Allora, intanto grazie professore per la parola, per l'invito. E sì, diciamo adesso la didattica a distanza è un argomento che il professor Giordano, come tutti i suoi colleghi e probabilmente la gran parte degli studenti che ci stanno ascoltando, diciamo li tocca appunto direttamente. È un argomento che si è infuocato a partire dal lockdown scorso, però è un argomento sul quale almeno personalmente con Schooler lavoro da circa 5 anni. Appunto, immaginate fondamentalmente un ragazzo di 19-20 anni che all'incirca appunto 5-6 anni fa ha l'idea di creare qualcosa nel settore delle lezioni e ripetizioni online. Perché? Perché per primo io avevo questo problema, ovvero non ero lo studente modello che magari molti di coloro che ci ascoltano sono. Io purtroppo non avevo questa possibilità, questa bravura. E quindi la situazione era di dover andare a cercare un tutor, un insegnante. Io vivo a Roma, quindi in giro per Roma a cercarlo qualificato soprattutto, ne cambiai moltissimi. E cercarlo soprattutto per un ragazzo che era non pigro di più, quindi non aveva la voglia di spostarsi, andare a casa del tutor o far venire il tutor a casa sua. Questo ha portato, diciamo così, mia madre a fondamentalmente impazzire e a trovare una soluzione che era quella di farmi fare delle lezioni e ripetizioni telefoniche, che certamente nel 2014-2015 potevano avere un senso. 2013 anche, diciamo, insomma, quegli anni lì, potevano avere un senso, ma che ad oggi non avevano più un senso. All'epoca, diciamo, mi sembrava di essere nel futuro, perché la possibilità di poter alzare la cornetta e contattare un tutor che ti seguiva in tutto era davvero molto futuristica. C'erano però diversi problemi, non c'era interazione, non c'era partecipazione, fondamentalmente io abbandonavo la cornetta e lasciavo il tutor, parlare. E appunto non c'era neanche controllo, seppure dall'altra parte, magari mia madre con il duplex alzava il telefono e sentiva se stavamo facendo lezione. Però certo non era un'esperienza che si può definire didattica, era più un accompagnamento. Quello su cui mi sono concentrato, quindi a partire dal 2015, è cercare di creare un'alternativa alle lezioni e ripetizioni fisiche e alle lezioni e ripetizioni, diciamo, di altra natura, dando una creando, diciamo così, un prolungamento della didattica anche per le scuole normali, quindi permettere agli studenti che andavano nelle scuole di poter fare un percorso parallelo anche da casa. Questo quindi mi ha portato ad ideare un'aula virtuale che oggi è normalità, ma nel 2015 vi assicuro era una follia. Tutto questo però da solo fondamentalmente, quindi non avevo altri appoggi. Vivendo a Roma ho avuto la possibilità di muovermi, questo secondo me è uno dei primi punti che sono molto importanti nella potenziale carriera di uno startup, ovvero quello di muoversi, andare in spazi di network. Oggi è un po' più difficile, però insomma questa situazione cambierà, e buttarsi fondamentalmente, conoscere persone e verificare se quelle persone hanno o no le competenze per poterti supportare. Così è stato, ho trovato delle persone con cui abbiamo iniziato a lavorare in Schooler in modo molto basico, quindi creando business plan, ragionando su quelli che potevano essere i costi, quelle che potevano essere le possibilità, perché comunque il settore delle ripetizioni è un settore al 90% totalmente a nero. Dico 90% perché sono i dati ufficiali, ma siamo tutti a conoscenza del fatto che forse è molto di più, sfiorerà quasi il 100%. Quindi c'era un problema molto grande, ovvero il fatto di poter regolamentare un settore che non lo era, intanto. Seconda cosa, quello di farlo in un'epoca, il 2015-2016, in cui le tecnologie non erano ancora pronte. Immaginate che il primo iPad con pennino, diciamo, quindi accessibile alla massa ad un costo sotto i 300 euro, è uscito intorno al 2017-2018, quindi non c'era l'accessibilità che c'è oggi alle tecnologie video, come stiamo facendo ora, piuttosto che alle tecnologie di scrittura su tavoletta. Questo era un grosso problema, perché se vuoi cambiare il settore delle lezioni, ripetizioni online, della didattica online, e vuoi farlo semplicemente con una conference call, ovviamente la risposta è ok, vai su Skype e lo fai, quindi non serve una piattaforma terza. Il mio obiettivo era quello di unire tre punti: offrire lezioni e ripetizioni di qualità grazie a tutor qualificati,
offrirli in un ambiente virtuale che potesse sostituire totalmente quella che è l'esperienza frontale, che sia a scuola o nell'università, e farlo soprattutto con la possibilità di dare allo studente una via e quindi un'assistenza che fosse 24 ore su 24. Tutto questo cercando di stare sotto quelli che sono i costi normali della lezione e ripetizioni. È una sfida quasi impossibile. Come ci si riesce, diciamo, almeno come noi ci stiamo provando, come ci stiamo forse anche riuscendo? Lo stiamo facendo grazie al fatto di poter selezionare in entrata subito i tutor che si candidano presso la nostra piattaforma, creando un'aula virtuale che sia uno strumento molto più avanzato di un semplice Skype, quindi uno strumento che possa mettere a disposizione le tecnologie per svolgere didattica e prendere didattica, quindi apprendere fondamentalmente, e appunto in una piattaforma che unisce tutto questo grazie a pagamenti digitali, grazie alla fatturazione di tutto quanto, quindi tutto ciò viene anche, si emerge anche, il nero viene emerso da tramite Schooler, almeno in questo caso, nelle lezioni e ripetizioni. Questo processo di creazione di una piattaforma di questo tipo è andato avanti addirittura per 2 o 3 anni. La risposta classica che trovavi dall'investitore piuttosto che dall'utente anche finale, fino al 2019 compreso, era sì, ma non esisterà mai una didattica online, perché comunque ovviamente il fisico è più bello, è più importante, è ovviamente il fisico. Diciamo che questa situazione qui, fino al 20 febbraio del 2020, poteva essere tale, ovvero non aveva molto senso, comunque poteva avere un senso per essere tale. Cosa è accaduto? Molto semplicemente è arrivata una pandemia, come tutti sappiamo, e la pandemia ci ha portato a riconsiderare il nostro servizio, che fino a lì andava ma con margini molto più bassi. Siamo stati contattati da Fondazione Agnelli. Fondazione Agnelli ha messo sul piatto una cifra molto importante per offrire lezioni gratuite in tutta Italia, nello specifico in Piemonte, e da lì è iniziata la nostra crescita, ovvero il settore ha iniziato a vederci come player importante per appunto la didattica a distanza. E da un anno a questa parte Schooler è molto cambiata, è cresciuta, siamo cresciuti ovviamente di margine, siamo cresciuti di fatturato, è cresciuto il team e stanno crescendo i servizi. Si pensi al momento appunto che Schooler è partner di oltre 500 aziende in tutta Italia che offrono lezioni e ripetizioni welfare, quindi che danno ai propri dipendenti la possibilità di svolgere didattica online, e stiamo lavorando su una nuova versione della piattaforma che possa proiettare la didattica in quello che è il futuro. Un insegnamento che penso possa essere importante per chi si pone a fare startup è quello di mettersi all'altezza dei propri clienti. La cosa che facciamo ancora oggi e che personalmente faccio ancora è quello di fare direttamente assistenza ai propri clienti. Uno potrebbe dire, sei l'amministratore della società, ti metti a fare assistenza con i propri clienti. Sì, perché fare assistenza ai propri clienti significa conoscere le esigenze dei propri clienti, dei propri utenti, e quindi di conseguenza poterli anticipare e andare a trovare delle soluzioni che poi potranno diventare anche business per loro e per l'azienda stessa. Questo penso sia, appunto, per chi fa startup l'insegnamento più importante, cioè quello di mettersi a livello del cliente e creare il prodotto migliore possibile. Grazie mille Cristiano per quest'altra esperienza che ci hai raccontato, grazie per aver segnalato, ecco, questo elemento, uno tra i tanti che sono emersi in questo panel rispetto al modello di business, al modo di essere imprenditori, diciamo, e quindi il tema dell'attenzione ai propri, continua direi, ai propri utenti e anche all'evoluzione, no, dei bisogni, perché i bisogni poi soprattutto in questa fase sono in evoluzione continua ma anche veloce, e quindi c'è sempre bisogno veramente di un approccio adattivo. E l'altro elemento centrale che sottolineo anche nella tua esperienza è il tema della partnership, cioè le partnership sono, come dire, alla base della scalabilità di un'organizzazione, di una startup, ma in generale sono alla base, dal mio punto di vista, dello sviluppo di qualsiasi attività imprenditoriale, ma anche di qualsiasi organizzazione, oserei dire. Quindi a più si lavora sulla missione, più importante, più interessante, più impattante la missione, più anche ha una vocazione sociale, ha una vocazione di carattere ambientale, più da un certo punto di vista bisogna avere il coraggio di osare e bussare alla porta
a partner importanti, avere il coraggio di mettersi in gioco, perché se avete una missione interessante, ad alto impatto, state sicuri che ci sarà qualcuno che vi aiuterà, crederà e chiaramente, diciamo, metterà a valore il proprio contributo nell'esperienza imprenditoriale, no? della startup. Quindi grazie a Cristiano. Richiamerei gli altri speaker, le altre speaker. Grazie veramente a tutti. Abbiamo una decina di minuti per veramente un giro veloce. E i vostri interventi sono stati pieni di spunti di riflessione. Vorrei per esempio chiedere a Flavia, che lei dal 2013 si occupa di etica e abbigliamento, diciamo, sostenibile, un po' come sono evoluti i gusti dei consumatori? Cioè, c'è più attenzione da parte di chi si vuol vestire, e si vuol vestire anche in un certo modo, al tema della sostenibilità? Perché, sai, parlare di sostenibilità nel food è una cosa, nel senso, se uno mangia un prodotto non sostenibile, chiaramente questo ha un impatto anche sulla propria salute, quindi, diciamo, il commitment del consumatore è molto alto. Ma che interesse oggi ha il consumatore a vestire un abito con determinati materiali? Sì, devo dire che diciamo, l'attenzione sul tema negli ultimi 2 anni è aumentata parecchio anche nel nostro settore. Comunque c'è l'attenzione al tema del cambiamento climatico. Va da sé che poi si dice che il settore moda è il secondo settore al mondo più inquinante, e quindi è uno di quelli che ha veramente un grosso impatto ambientale. Quindi dal punto di vista di si sta parlando tanto di sostenibilità e stanno iniziando a muoversi anche le istituzioni per questo, no, nel nostro settore. È ancora una cosa di cui si parla, ovviamente per noi poi la cosa pratica è quando le persone entrano, l'acquirente finale entra nel negozio e chiede al negozio: io vorrei comprare un prodotto con queste caratteristiche, che sia responsabile, che sia fatto con tessuti certificati. Per arrivare a quello ancora la strada, secondo me, è ancora un po' lunga, però devo dire che dai grossi brand che fanno delle iniziative sulla sostenibilità, che poi possono essere, insomma, più o meno 100% sostenibili e responsabili, perché poi c'è anche qua il grande fattore greenwashing, quindi quelli che usano dei claim che attirano, ma poi in realtà, se vai a vedere di fondo, non è reale, ma anche quello comunque crea del movimento, quindi inizia a far ragionare delle persone, cioè l'acquirente finale, perché anch'io prima di approcciarmi a tutto questo certe domande non me le facevo. Quindi secondo me l'importanza adesso è continuare a informare e di conseguenza formare il consumatore finale attraverso qualsiasi canale. Anche questo io mi auguro che magari gli studenti che ci stanno ascoltando inizieranno un po' ad andare a guardare, magari a leggere le etichette, intanto a vedere le composizioni, a chiedere ai brand chi produce e dove, in quali condizioni, no? Quindi sicuramente sta aumentando e poi diventa una necessità, nel senso che comunque adesso non si può iniziare a fare impresa non pensando, cioè pensando di cominciare un'impresa che non sia basata su responsabilità, sostenibilità, economia circolare. Adesso abbiamo una missione nei confronti veramente del nostro pianeta e delle persone che lo abitano, quindi anche a livello di business, gli investitori comunque sono una cosa che guardano, cioè non reggerebbe ad oggi, quindi, e così le grandi aziende dovranno cercare di diventarlo, certo per loro è molto più difficile, però devo dire che in questi anni molto meglio, quindi stiamo andando nella giusta strada. Grazie mille Flavia. Vorrei fare, avevo in mente 2 domande diverse, una a Mariangela e una ad Arianna, ma faccio le stesse 2 domande a tutte e due, perché la cosa che mi ha colpito, diciamo, primariamente dalle vostre storie, uno è il tema che dell'esperienza familiare, declinata in modo diverso, come dire, fonte anche di ispirazione e di innovazione, cioè conoscere il problema, osservarlo, perché si è vissuto in un ambiente in cui si è respirato, si fa agricoltura da anni, oppure si è respirato medicina e attività di assistenza fin dal concepimento, no, potremmo dire, Arianna. È un tratto che ha accomunato le vostre storie, ma l'altro elemento che ha accomunato le vostre storie è il fatto di operare in settori molto regolamentati, quello dell'energia e quello della salute, dove non è facile innovare. E quindi si trovano tanti ostacoli, bisogna
seguire dei protocolli, avere degli accreditamenti, delle certificazioni, insomma sono dei terreni un po' minati dove ci si impantana molto facilmente. E quindi volevo proprio velocemente a tutti e due chiedere questo. Uno, Arianna ci ha più parlato della sua esperienza familiare, ma Mariangela ci aveva raccontato anche un aneddoto in preparazione su come è venuta l'idea della serra, no? Mariangela, la palla a te. Sì, diciamo che l'idea della serra è venuta proprio fuori dall'osservazione dei territori e questa è un'eredità che noi diciamo abbiamo ricevuto da papà e che portiamo avanti, quindi l'osservazione dei territori è la prima cosa. Infatti questo è importante perché non è soltanto sostenibilità ambientale ma è anche sostenibilità sociale, quindi questo è un qualcosa di ereditato. E la serra come è nata? Semplicemente osservando come si faceva allora la coltivazione dei cedri, perché la nostra è la Riviera dei Cedri, quindi sponsorizzo anche per il turismo, cioè tutta la prima fascia dell'Alto Tirreno Cosentino, che è la Riviera dei Cedri, è un prodotto di nicchia, ma praticamente quasi abbandonato, e questi cedri crescevano sotto teli ombreggiati, e così papà disse, vabbè, allora possono stare anche sotto l'ombra probabilmente dei pannelli, che era invece un limite, perché no, l'ombreggiamento è sempre stato un grande limite. E questo ha funzionato e oggi la nostra serra dei cedri è, diciamo, la produzione più innovativa che c'è su questo territorio vocato a questo tipo di produzione. E sul settore regolamentato assolutamente noi utilizziamo la stessa tecnica che utilizza, diciamo, che diceva Flavia, cioè l'informazione a ogni livello e anche andare a parlare proprio con le istituzioni, e in questo momento noi lo stiamo facendo anche in associazioni di categoria, ecco, in cui ci siamo riuniti tutti per andare a spiegare questo nuovo modello che è diverso e che può creare delle possibilità anche di nuovo lavoro in un settore ibrido ma totalmente innovativo, e questo è un grande lavoro che si fa nelle scuole e nelle istituzioni, ecco. Grazie Mariangela. Arianna invece che cosa ci dice? Sì, mi collego sicuramente a quanto detto da Flavio e Mariangela. Allora, per quanto riguarda, diciamo, la mia storia e anche il tema della sostenibilità toccato da Flavia, quindi il primo argomento, la cosa toccante per me era che ogni volta mamma e papà potevano vedere 12-13 persone al giorno e il mondo sta aumentando con la popolazione mondiale che sta crescendo esponenzialmente, e quindi arriveremo a un punto in cui non è più sostenibile poter sempre andare dal dottore ogni volta che abbiamo dei sintomi. Poi io sono la prima che chiamo mamma e papà quando ho dei sintomi, ma sono fortunata, non tutti hanno questa fortuna, e quindi mi chiedo come è possibile estendere comunque questo servizio su larga scala, ovviamente non la sostituzione del medico come si pensa, ma l'agevolazione del medico per poter dare delle informazioni su larga scala a tutti e al governo per poter gestire delle situazioni di emergenza, e poi ovviamente identificare le persone più a rischio che poi andranno a controllo o comunque insomma riusciranno ad avere una visita. Il problema che è anche emerso nell'emergenza, cioè non tutti possono avere il test PCR ed è un dato di fatto, e non è soltanto una cosa di emergenza, è sempre così. E quindi questa è stata un po', diciamo, la mia storia anche collegata alla sostenibilità, cioè estendere e rendere un processo più sostenibile. E vabbè, il secondo punto della regolamentazione, insomma, qua è sempre un punto molto delicato. Noi adesso stiamo facendo la documentazione tecnica per la certificazione come dispositivo medico di classe 1 che viene venduto in Europa. Questo processo ad oggi è lo stesso processo che fa un'azienda farmaceutica con 10.000 persone, non VoiceMed con 12 persone. E io ora capisco perché le aziende farmaceutiche hanno 10.000 persone, perché è un processo veramente complesso. Documentazione di 1.000 pagine, dove ogni pagina è uno standard di riferimento, cyber security, GDPR, documentazione diciamo di analisi del rischio, sicurezza del dispositivo medico, anche se noi siamo un dispositivo medico non invasivo che non entra nel corpo, non siamo un price maker, ha pochi rischi per l'utente se non quello di infettare altri quando insomma si tossisce sul telefono, che ovviamente prendiamo le nostre precauzioni e limitiamo i rischi con altre tecniche, però ecco, il nostro problema è che ha le stesse regolamentazioni di un price maker e quindi è molto limitante. Come diceva Mariangela, cosa si può fare, o anche Flavia,
informazione diciamo che nel nostro campo noi siamo anche intelligenza artificiale, quindi c'è anche tanta disinformazione su questo campo. Si pensa ancora che l'intelligenza artificiale, non so, sostituisca il dottore, non è così assolutamente. Si pensa ancora che insomma conquisti il mondo o che le macchine si prenderanno gioco di noi, non è così. Serve tanta informazione nelle scuole, nelle università, nelle istituzioni, e unire questa intelligenza artificiale con la regolamentazione in modo da creare effettivamente un processo più semplice, altrimenti i dispositivi medici nel mercato diciamo hanno un tempo molto lungo. Grazie Arianna, sì, in effetti la pandemia, hai citato il tema della crescita della popolazione, no? Però la pandemia di fatto ci ha messo in evidenza come il sistema sanitario e il personale medico sanitario hanno rappresentato un collo di bottiglia, no? Perché non sono stati in grado, ma per diciamo struttura, numero di persone, soddisfare le esigenze che sono emerse, no? Nuove, e soprattutto anche a tenere a bada quelle vecchie, no? Perché milioni di screening sono rimasti di sospesi perché, insomma, cose che sappiamo ormai quotidianamente dai dibattiti con i virologi, no? Cristiano, invece la pandemia, appunto, come diciamo prima, ci ha restituito una didattica a distanza, cioè ha fatto esplodere la didattica a distanza. Volevo chiedere, ecco, con la didattica a distanza, anche l'altro tema un po' che si dibatte a livello nell'opinione pubblica, no? Si parla che la didattica a distanza ha aumentato la disuguaglianza, no? Non solo con riferimento al cosiddetto digital divide, no? Ma anche con riferimento al fatto che chi ha problemi dell'apprendimento, no? Sicuramente non ne ha beneficiato, no? Quindi come avete approcciato questo aspetto? Assolutamente vero, ed è così, nel senso che si è discusso di questo perché è vero. Noi abbiamo avuto un'esplosione di casi tra settembre e dicembre di due tipologie di casi. La prima tipologia sono gli studenti di SA, BES, quindi diciamo quelli che rappresentano una fascia molto fragile nelle scuole perché ha bisogno di maggiore attenzione. E poi abbiamo scoperto, non volutamente in realtà, un'altra fascia molto difficoltosa, la fascia diciamo di quegli studenti che hanno la fragilità di diciamo così psicologicamente non sorreggere questo periodo, non tanto perché hanno appunto perché sono DSA, BES o altre cose, ma perché non riescono magari banalmente a stare a scuola con la mascherina o perché non riescono a sopportare il percorso didattico in DAD. Insomma, veramente potrei allungarmi a fare un elenco di quelle che sono state le problematiche. Noi a questi due problemi in realtà già come prodotto sia pre-pandemia che post-pandemia ponevamo e poniamo un rimedio. In realtà Schooler nasce con l'idea di fare didattica one-to-one, quindi la DAD come la conoscete non è quella che svolgiamo noi. Noi svolgiamo formazione didattica privata online one-to-one, privata perché c'è un discorso anche economico, questo diciamo in questo caso purtroppo ancora è così, e da quel punto di vista c'è ancora molto da fare, lato welfare sicuramente, a livello statale secondo noi ad oggi, soprattutto dopo una situazione di questo tipo, si potrebbero porre rimedi come dei fondi dedicati per questo tipo di famiglie. Quello che è stato fatto con Fondazione Agnelli è stato proprio far questo, cioè con la famiglia Agnelli ci siamo seduti al tavolo e abbiamo detto ok, durante il lockdown, erano i primi giorni di marzo, cosa possiamo fare per aiutare le famiglie? Possiamo regalargli un computer? Sì, e hanno lavorato loro su questo, ma possiamo anche offrirgli le lezioni totalmente gratuite, ed è quello che abbiamo fatto già, volevamo farlo noi, non avevamo diciamo gli strumenti della Fondazione Agnelli, però ci stavamo provando e loro ci hanno supportato in questo tipo di iniziative, poi proseguita anche con Save the Children e altro, hanno permesso a molti studenti un po' di cercare di uscire da quel percorso. Dal punto di vista di SA, BES, abbiamo abbiamo lavorato sul reclutare i tutor più qualificati possibili in quel senso lì, che fanno didattica appunto con noi, in piattaforma da noi, one to one, e quindi su questo vi posso assicurare i dati sono eccellenti. Abbiamo visto studenti passare da un 2 a un 8 semplicemente perché ha avuto quella che noi chiamiamo la focused education, cioè l'educazione focalizzata su di sé, perché poi banalmente oggi l'educazione viene fatta magari da un tutor, lei professore lo saprà benissimo,
verso 30 test, parlo nelle scuole, però sono 30 test diverse, pensanti in modo diverso, quindi c'è chi per forza di cose rimane fuori da questo percorso, o per cultura, o perché, come ero io, magari molto pigro, e quindi non segue il percorso degli altri studenti, però insomma in qualche modo c'è chi rimane indietro, e quello che rimane indietro non può essere abbandonato, e noi lo seguiamo in questo senso. E poi l'altra esigenza che dicevo è sorta è quella di questi studenti che i genitori vogliono escano da scuola, vogliono che non vadano più a scuola, non riconoscono nella scuola addirittura neanche più il valore. E questo è impressionante sentirlo, però ovviamente è una sensazione del momento, derivata molto dal momento, e si è traslata in un servizio Schooler, che si chiama Schooler Program, che appunto lavora in homeschooling, quindi abbiamo preso questi studenti, abbiamo messo loro a disposizione un pool di tutor per ogni studente e abbiamo dato loro la possibilità di seguire il percorso scolastico in piattaforma. Grazie, grazie Cristiano, grazie a tutti voi per queste storie che ci avete raccontato, sono davvero felice e onorato di conoscervi, sicuramente i nostri percorsi si incroceranno nuovamente in futuro, e quando ritorneremo in presenza vorrei avervi in classe, ospiti delle nostre lezioni, per insomma anche un contatto diretto con i nostri studenti. Grazie a tutti. E adesso siamo con qualche minuto oltre le 11, vorrei introdurre Maria Silvia Santilli. Buongiorno. Maria Silvia, buongiorno, che bello rivederti, buongiorno. È un po' che non ci vediamo, ben ci siamo sentiti telefonicamente, ma ben trovato, ben trovata tu. Ti passo la palla perché qua insomma si è parlato di sostenibilità, di impatto sociale veramente con un grande entusiasmo, abbiamo visto delle voci di ragazzi impegnati su questo fronte, però insomma c'è anche poi il tema dell'impresa, della grande impresa che diciamo muove risorse, impatta nella vita di tutti noi ogni giorno. E quindi è un continua pezzo, ad essere forse, un grande esempio, insomma, anche per le piccole. Ed è il pezzo forse più importante, no, di questo discorso. Quindi lascio la parola a te per gestire questa seconda parte con gli importanti ospiti. Grazie, allora accolgo con piacere quindi la staffetta del professor Giordano. Saluto e ringrazio l'Università LUMSA e l'Associazione Alumni degli ex, gli ex alunni della LUMSA, dei quali faccio orgogliosamente parte, e saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando, dagli studenti ai docenti e gli appassionati del tema. Allora, nel panel che si è appena concluso, lo abbiamo ascoltato, abbiamo sentito storie di start-up, di giovani, giovanissimi imprenditori e imprenditrici che hanno fatto della sostenibilità e dell'impatto sociale sicuramente l'elemento centrale del loro modo di business, del loro modello di business e possiamo dire della loro filosofia imprenditoriale. In questa seconda parte, lo accennava il professor Giordano, noi approfondiremo con i nostri ospiti quello che sta succedendo nel mondo corporate, nel mondo delle grandi imprese che sono ancora un po' la luce nel mondo dell'imprenditoria, ovviamente seguendo il tema della sostenibilità. Cercheremo di capire quindi come le grandi imprese stanno affrontando questa immensa sfida della transizione verso dei modelli di business capaci di creare valore sostenibile sia per l'ambiente, sia per il consumatore e sia per l'intera società. Un percorso che faremo con degli illustri e dei prestigiosi ospiti che subito vi presento, che conosceremo presto meglio, sono Leonardo Mirone, direttore packaging del gruppo Barilla, Michele Alessi, presidente della Fondazione Buon Lavoro, ed Ernesto Ciorra, direttore della funzione Innovability del gruppo Enel. Comincerei con Leonardo Mirone, che ci racconterà l'esperienza del primo gruppo alimentare italiano. Buongiorno, dottor Mirone. Una breve introduzione: la filiera agroalimentare è sicuramente, poi lo sentiremo meglio con lei, uno dei settori produttivi più interessati da questa evoluzione verso modelli di produzione sostenibile,
e lo è principalmente per due motivi. Il primo perché la filiera agricola è uno dei settori dell'economia che ha un più alto tasso di più alto impatto ambientale, forse quello che ha il maggiore impatto ambientale. Non tutti ne siamo consapevoli, ma è responsabile del 25% delle emissioni di CO2 a livello globale. E il secondo motivo è legato ai nostri comportamenti, ai comportamenti dei consumatori. Siamo sempre tutti più attenti, più propensi ad acquistare quelli che vengono chiamati prodotti sostenibili. E lo facciamo non solo probabilmente per motivi etici, ma anche perché il concetto di sostenibilità oggi è associato al concetto di maggiore salute, di maggiore qualità del prodotto. Prima di dare la parola al dottor Milone, ve lo presento, è in Barilla da oltre 20 anni, dopo aver conseguito un dottorato di ricerca in chimica nel 1998, è entrato in azienda come esperto di materie prime e di contaminazione chimica lungo le filiere. E nel 99 è diventato buyer di materie prime e da allora fino al 2019 ha ricoperto numerosi ruoli all'interno del reparto acquisti di materie prime. Attualmente è direttore degli acquisti con responsabilità globale per tutti i materiali di imballaggio e promozionali. Siamo nelle sue mani. Grazie. Buongiorno. Allora, buongiorno. Ci spieghi bene lei, ecco, il concetto di sostenibilità legato al food, al cibo, partendo dal presupposto che sicuramente oggi le imprese alimentari hanno una, possiamo dire, una maggiore responsabilità rispetto al passato, proprio perché c'è una maggiore consapevolezza. Quindi anche noi consumatori in qualche modo abbiamo diritto e speriamo che le imprese agroalimentari abbiano un impegno maggiore su questo fronte. Allora, ci spiega il valore della materia prima e della filiera e il concetto, il modello sul quale, nel quale voi credete. Grazie Maria Silvia, proprio la parola che hai detto, consapevolezza, secondo me è una parola chiave da cui cominciare. Infatti uno degli errori che secondo me sta avvenendo negli ultimi anni è quello del focus a volte su un aspetto molto particolare, perdendo il quadro d'insieme. Infatti voglio partire da un attimo di quadro generale, pensando bene a cosa è il cibo. Come hai detto bene tu, una grossa quota dell'emissione di gas serra è dovuta alla filiera agroalimentare nel mondo, e questo è un dato di fatto. Però spesso perdiamo di vista cosa serve la filiera agroalimentare. Non voglio fare la storia dell'umanità, ma 11 milioni di anni fa è nata la prima città nel mondo, Gerico, è nata proprio attorno alla coltivazione dei cereali, in una zona ricca di acqua, perché fortunatamente 11 milioni di anni fa in Medio Oriente c'era tantissima acqua, era una delle zone più fertili al mondo, si è imparato a coltivare, quindi da cacciatore raccoglitore l'uomo è diventato un agricoltore. E ha capito che poteva mangiare molto bene e stare molto meglio. Da lì è nata una crescita incredibile della popolazione mondiale. Ai tempi eravamo poche decine di migliaia di persone in giro per il mondo, adesso basta prendere una qualsiasi app sul telefono, vediamo che 7,8 miliardi di persone, ogni mattina ti puoi alzare e vedere di quante centinaia di milioni di persone ogni giorno aumenta la popolazione mondiale. Però abbiamo perso di vista lo scopo principale dell'agricoltura. Non abbiamo più capito cos'è l'agricoltura, perché mentre l'uomo 11 milioni di anni fa ha capito che l'agricoltura è la base per lo sviluppo, grazie a quella poteva costruire una città che aveva risorse per mangiare, per crescere e per poi dopo fare guerre, moltiplicarsi, conquistare terreni, per tutti gli scopi che poi l'uomo riesce a fare nel bene e nel male, oggi noi lo diamo per scontato che si sia il cibo. Abbiamo perso completamente di vista non solo il cibo, ma addirittura da dove viene il cibo, cioè l'agricoltura. E sappiamo bene che una grossa quota delle persone, che siano adulti, ragazzi, giovani, bambini, non sa da dove viene un latte, un formaggio, un pezzo di pane, da dove viene, qual è tutta la filiera. Perché torno su questo punto? Perché appunto, come detto, tante volte si accusa un ingrediente, un alimento, un aspetto di essere a causa di tutti i mali. Faccio la dieta senza sale, faccio la dieta senza carboidrati, faccio la dieta vegana, faccio la dieta così, senza pensare a che cosa serve la dieta.
il punto principale quando si parla di cibo per la sostenibilità, per noi la sostenibilità della dieta. Ora ci arriviamo su come noi siamo arrivati a questa idea qua. Fino alla Seconda Guerra Mondiale non c'erano problemi di impatti dell'agricoltura negativi. Oggi appunto stiamo a dirci che il 25-30%, un numero esatto non saprà mai nessuno, delle emissioni di gas serra e degli impatti mondiali dovute alla filiera agroalimentare, quando eravamo ancora ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, conosciamo tutti bene la curva dei gas serra, cosa è successo con l'industrializzazione, soprattutto dopo il boom economico, non c'erano impatti sul pianeta, quindi le risorse del pianeta erano superiori alle risorse che usavamo. Perché questa lunga premessa? Perché chiedo alla regia se può condividere un'infografica col pubblico. Perché questa lunga, lunga premessa? Perché nel 2009, fortunatamente, noi essendo un'azienda familiare, pur avvenuto appunto che siamo una grande azienda rispetto a dei bellissimi esempi che abbiamo visto prima di aziende molto più piccole, però fortunatamente siamo un'azienda familiare. Nel 2009 ci hanno chiesto di fermarci, hanno chiuso un po' di persone in qualche stanza per anni e hanno detto ragionate su cos'è il futuro del cibo e dell'alimentazione, non del singolo ingrediente, che sia l'olio di palma, la farina raffinata, la farina poco raffinata, l'alimento bianco, il latte fa male, il sale fa male, tutti questi ragionamenti molto singoli, molto puntuali, ma ci hanno chiesto pensate al futuro del cibo. E cosa ci siamo accorti? Questa è una slide aggiornata pochi mesi fa, per la stessa slide che avevamo con dei numeri dell'epoca nel 2009. Abbiamo capito che c'erano tre grandi sfide, che poi fortunatamente sono entrati negli obiettivi 2030 dell'agenda globale, stanno entrando nel Green Deal europeo, nel Recovery Fund, in tutto. Abbiamo capito tre grandi problematiche che c'erano nel 2009, per quanto riguarda l'alimentazione, che abbiamo scritto in tutti i documenti della nostra fondazione che si chiama Barilla Center for Food and Nutrition, e cioè che nel mondo si moriva contemporaneamente di obesità e di fame. Quindi oggi più di 2 milioni di persone sono obese o sovrappeso, e solo 10 anni fa erano 1 miliardo, quindi scusate, ho detto milioni prima, quindi 10 anni fa 1 miliardo di persone erano obese e sovrappeso, oggi sono 2 miliardi, cioè in 10 anni abbiamo raddoppiato il numero di persone che soffre a causa di un cibo eccessivo, di una dieta eccessiva. 10 anni fa 1 miliardo di persone moriva di fame, adesso sono 800 milioni di persone che soffrono la fame, quindi da questo punto di vista siamo migliorati un pochettino. E poi cosa ne facciamo del nostro, di ciò che coltiviamo? 11 milioni di anni fa abbiamo capito, l'umanità ha capito che col cibo poteva crescere, invece adesso cosa stiamo facendo? Solamente il 47% delle calorie prodotte viene utilizzato per mangiare direttamente, perché l'uomo mangi. Più del 50% viene usato per 1000 scopi, da alimentare un animale, da produrre dei sacchetti di plastica, da fare dei biocarburanti che andiamo a bruciare nelle nostre automobili, da produrre le bioenergie, produrre delle colle, dei biomateriali, delle sedie, dei tavoli. Si fa di tutto. Abbiamo perso lo scopo della produzione agricola. Meno di metà della produzione agricola mondiale, quindi meno di metà dell'emissione di gas serra, viene utilizzata per del cibo che direttamente noi andiamo. E cosa succede poi? Che 1,3 miliardi di tonnellate di cibo, che diciamo perfettamente edibile lungo la filiera, viene buttato da qualche parte della filiera. Potrebbe da mangiare per 4 volte quegli 800 milioni di persone che abbiamo visto prima. Qual è l'effetto finale globale? Che oggi usiamo le risorse di 1,7 pianeti. Noi non abbiamo purtroppo 1,7 pianeti, quindi vuol dire che andiamo a intaccare le risorse del pianeta, come se noi ogni giorno mangiassimo meno calorie di quelle che consumiamo, e quindi prima o poi andiamo a morire perché consumiamo il nostro organismo. È quello che stiamo facendo. Ce ne siamo accorti poco, fino a pochi anni fa, perché le risorse del pianeta sono talmente tante che non ci accorgiamo che le stiamo consumando tutte, però insomma negli ultimi anni un po' tutti ce ne siamo accorti, nessuno si lamenta, dice che il riscaldamento globale o le siccità o l'inaridimento dei terreni sia una cosa fasulla, tutti ce ne rendiamo conto. Il problema è che con questa velocità nel 2050 consumeremo 3 pianeti. E sappiamo quali sono le conseguenze che vediamo tutti i giorni. Basta guardare questa primavera pazza che abbiamo avuto, con del caldo incredibile a marzo, e un aprile con temporali, vento, pioggia, freddo, con un tempo che sta condizionando l'agricoltura anche di quest'anno. Allora ci siamo fermati un attimo con questi tre dati in mano, che 10 anni fa erano leggermente diversi, ci siamo detti quale può essere una soluzione. Quale può essere la soluzione? Noi abbiamo capito che il cibo deve tornare a essere nutrizione, e non deve essere agricoltura che serve a fare dei sacchetti di plastica o di biocarburanti, deve essere nutrizione.
E se torniamo alla dieta mediterranea, che è uno dei modelli migliori al mondo, abbiamo visto che gli alimenti che sono la base della piramide alimentare, che è quella che vedete a sinistra, della piramide alimentare, sono i cibi che hanno un piccolissimo impatto sul pianeta, che è la piramide di destra, quella che noi chiamiamo la piramide ambientale. Più mangiamo secondo una dieta mediterranea, esistono anche altre diete al mondo, non è l'unica, ma noi essendo italiani la sponsorizziamo, mangiando cereali, possibilmente integrali, legumi, frutta, verdura, olio extravergine di oliva e ogni tanto carne rossa, prodotti a base uova, a base formaggi, dolci, quelli che sono i prodotti cosiddetti della domenica, mangiandoli solo una volta alla settimana, 2 volte alla settimana, insomma quando è necessario a seconda dell'età, noi potremo salvare il pianeta. La dieta alla base della doppia piramide può generare fino a un 30, 40, 50% di risparmio sugli impatti sul pianeta e sulle emissioni di gas serra. Quindi se noi ritorniamo a pensare come una volta che il cibo è la nutrizione per noi e non è qualcosa che diamo per scontato, e quindi il cibo della domenica non può diventare il cibo che mangiamo 3 volte al giorno, tutti i giorni, 7 giorni su 7, quando vogliamo, e quindi il valore che ha questo cibo, noi automaticamente salviamo il pianeta. Quindi in questi anni la Barilla si è data come missione aziendale e come proprio purpose dell'azienda, proprio il purpose, abbiamo cambiato da missione a purpose, quindi siamo adesso una purpose driven company, che noi dobbiamo nel mondo sponsorizzare la dieta mediterranea e lo stile di vita italiano, uno stile di vita che è fatto dalla convivialità del cibo. La convivialità del cibo ti porta a capirne il valore perché è un cibo per la tua famiglia, per i tuoi amici, per i tuoi cari che deve servire a stare bene. Quindi molta più dieta mediterranea e molto meno impatto del pianeta. Da qui sono nati 1.000 progetti, su cui ovviamente non entriamo in questi minuti, 1.000 progetti che ci permettono di, nella piramide di sinistra, di abbassare tutti i cibi che cerchiamo di vendere nella parte bassa della doppia piramide, non solo nella parte bassa, perché come detto non dobbiamo certo mangiare nella vita solo pane e pasta integrale o una zuppa di legumi, ma possiamo mangiare tutto, però noi ci focalizziamo sulla parte bassa della piramide. Contemporaneamente su questi cibi che produciamo abbiamo aperto tantissimi progetti per ridurre gli impatti ambientali, che siano impatti degli ingredienti, dei processi, dei trasporti, del packaging e di quanto sta nella produzione del prodotto. Io mi fermerei qua perché questo è il messaggio che volevo dare. Non ci Innanzitutto, siamo. Abbiamo cambiato il nostro modo di pensare, l'abbiamo evoluto capendo che il cibo è l'essenza della nutrizione. Se capiamo che l'essenza della nutrizione è un piacere, ma il piacere viene a seguito della corretta nutrizione e dello sviluppo della persona, possiamo rifocalizzare il business e automaticamente far crollare completamente l'impatto ambientale che il cibo stesso ha. grazie, questo dovremmo ricordarlo, come dire, tutti i giorni, dovrebbe proprio entrare nella nostra testa, nella testa di ogni consumatore, di ogni cittadino, e veramente potremmo fare qualcosa di importante per tutti noi. Il problema però appunto è che anche il cibo, anche quello più essenziale, comunque arriva attraverso un imballaggio. Nei nostri mercati, nei nostri supermercati, nei nostri frigoriferi e sulle nostre tavole. Lei ci aiuta a capire come e se oggi può esistere un imballaggio responsabile, il concetto della sostenibilità legato quindi al packaging. Assolutamente, Maria Silvia, assolutamente sì. Come ha detto prima, noi dobbiamo dare prima il focus, capire cosa serve il cibo. E ce lo siamo detti, almeno noi abbiamo deciso, secondo noi, che cosa vuol dire cibo. E oltretutto lo troviamo nell'Agenda 2030, l'abbiamo visto lì, la produzione sostenibile, il consumo responsabile, zero hunger e così via. Tutti gli obiettivi 2030 raccontano l'essenzialità del cibo per la nutrizione della persona e quindi conseguentemente l'impatto sul pianeta. Però poi non possiamo confezionarlo male o distribuirlo male, perché andremo a fare dei danni in altre parti della filiera. Per cui il packaging, anche lui, è un aspetto importantissimo. Anche qui, però, prima dobbiamo focalizzare a cosa serve il packaging. Prima ci dobbiamo dire che il packaging ha salvato l'umanità, tra virgolette. Processi come la pastorizzazione hanno permesso che non si punisse di certe malattie, che non si prendessero certe malattie, certi virus, certi batteri e così via. Quindi un latte pastorizzato è sicuramente molto più sicuro di un latte non pastorizzato. Il che non voglia dire che non si possa anche produrre del latte non pastorizzato, berlo in certe condizioni, ma se pensiamo a una popolazione che va verso i 10 miliardi, non si può pensare che la pastorizzazione e
che è un'invenzione di Pasteur, che è insomma un premio Nobel non di piccolo livello, non serva anche a fare del bene dell'umanità. E quindi ci dobbiamo ricordare a cosa servire il packaging. Il packaging, primo, ci deve preservare il cibo. Senza packaging, gli sprechi alimentari non sarebbero più quel miliardo di tonnellate che abbiamo visto prima, ma sarebbero di un altro ordine di grandezza. Il packaging, per prima cosa, ci deve permettere di preservare le proprietà nutrizionali del cibo, di far sì che il cibo non si contamini e che sia distribuibile e sicuro sulla tavola delle persone. Il che non vuol dire che tutto il cibo debba essere confezionato. Io sono un fan della frutta e verdura fresca, non dobbiamo sognarci di trasformare tutto il cibo in cibo confezionato, ma confezionare il cibo è assolutamente fondamentale per preservarne qualità, salubrità e distribuzione a miliardi e miliardi di persone, soprattutto alcune persone che vivono in zone in cui è più difficile avere cibo fresco. Detto questo, che è essenziale, c'è stato un periodo, anche lì, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, periodo degli anni 80 e 90, in cui facevamo del cosiddetto overpackaging. Il packaging aveva e si era travisato il concetto di packaging, trasformandolo solo in un mezzo di comunicazione e un mezzo per attrarre i consumatori, usandone una quantità spropositata. Quello che si è cominciato a fare a un certo punto, quando si è capito gli impatti ambientali del packaging, è stato cercare di ridurre all'essenziale. Cercando quindi, è sempre un grande strumento di comunicazione, oltretutto a tanti vincoli legali in cui certe informazioni come l'aspetto nutrizionale sono diventati vincolanti e molto precisi, quindi ha un aspetto di comunicazione molto importante, ma per prima cosa non deve essere eccessivo. Non deve essere eccessivo assolutamente in termini di quantità. E da lì abbiamo iniziato un percorso, ci siamo dati una roadmap, chiedo alla regia se può condividere un'altra piccola infografica, ci siamo dati una roadmap anche qui molto aggressiva. Nel 2020 ci siamo dati l'obiettivo che il packaging non va buttato, così come non va buttato il cibo, tutto il packaging va riutilizzato, va fatta economia circolare, cose di cui abbiamo sentito parlare prima. Purtroppo a causa Covid alcune prove, alcune piccole cose non siamo riusciti ad aggiustarle, quindi abbiamo chiuso al 99.6% i dati dell'anno scorso, ma entro la fine proprio in questi mesi stiamo chiudendo le ultime cose, tutto il nostro packaging, tutto, il 100% in tutto il mondo, siamo la prima grande multinazionale al mondo a farlo, tutto il nostro packaging è completamente, tecnicamente riciclabile. Poi non è detto che il singolo paese, il singolo governo ricicli tutto, ad esempio in Francia è difficilissimo riciclare la plastica, in Italia siamo sicuramente il paese più avanzato al mondo nel riciclo, si ricicla quasi tutto, e ancora nel mondo non tutto si ricicla, ma il nostro prodotto, appena il governo è pronto, qualsiasi governo in qualsiasi parte del mondo, è riciclabile. E quindi siamo soddisfattissimi di questo, perché questo vuol dire rimetterlo nel circolo, non buttare niente nei fiumi, nei mari, nelle discariche e quant'altro. E poi ci sono stati altri due obiettivi difficilissimi, a cui non abbiamo dato una data esatta per correttezza, che sono rimpiazzare la plastica con la carta dove possibile, quando la plastica non è necessaria, e addirittura poi arrivare al 100% di fonti rinnovabili e fonti riciclate. Di nuovo perché dobbiamo creare questo giro di economia circolare. Non è pensabile per noi i modelli solo di riuso. E ci sono modelli sicuramente che potranno funzionare con del packaging che si riutilizza, ma non tutti sono possibili. Noi non produciamo latte, ma ci sono alcuni settori in cui è veramente difficile. Alla pasta stessa è complicata a livello igienico-sanitario da distribuire senza packaging. Quindi ci siamo dati tre aree di lavoro principali. Una, ridurre. Continueremo a ridurre al minimo possibile. Quindi chiedo a tutti quelli collegati di non lamentarsi se i biscotti sono proprio lì al pelo o qualsiasi altra cosa. È fondamentale per ridurre gli impatti del cibo. Modelli di riuso che sono ancora molto difficili e poi rimpiazzare la plastica con la carta dove possibile, però dove non si fanno poi danni in termini di emissioni di gas serra. Se io devo rimpiazzare 5 grammi di plastica con 30 grammi di carta, triplicando l'impatto di CO2, noi non siamo d'accordo, meglio utilizzare poca plastica e riciclarla, fare plastica riciclabile e riciclabile. E gli altri due punti su cui siamo focalizzatissimi è utilizzare prodotti riciclati, quindi come sulla carta cerchiamo, dove non in contatto col cibo, di utilizzare tutta carta riciclata, anche sulla plastica a breve, e lo vediamo, già si vedono dei prodotti in commercio, la plastica riciclata sarà una grande risorsa per evitare che la plastica vada a finire nei fiumi e nei mari. Quindi la plastica riciclata per noi è una delle strategie fondamentali. L'Unione Europea sta tassando in maniera pesante i governi per tutto ciò che non viene riciclato, quindi per i single use materials che non vengono riciclati, e questo è fondamentale. Quindi a breve, in pochissimi anni, tutta la plastica verrà riciclata, verrà riutilizzata, e questo è fondamentale.
e poi se riusciremo anche a utilizzare, grazie per stoppare la condivisione che non serve più, utilizzare anche bioplastiche dove è fattibile, dove non in competizione col food. Questo è un punto che noi continuiamo a sottolineare dappertutto: biocarburanti, bioplastiche e bioenergie non devono essere in competizione del food. Oggi il cibo non basta per tutti, non possiamo sprecare cibo ai fini di altri scopi. State cercando di divulgare questo pensiero, diciamo, anche alle aziende più piccole che hanno meno potenzialità o meno risorse? Noi ci proviamo, nel senso che uno dei grandi obiettivi nostri è lavorare con la filiera, quindi lavoriamo sempre in partnership con la filiera, NGO, istituzioni, università, quindi lo facciamo. Poi abbiamo il sito della nostra fondazione Libero con un evento che facciamo una volta l'anno, come tutti col Covid, l'anno scorso è stato solo virtuale, quindi sul sito della nostra fondazione Barilla Center for Food and Nutrition tutti i materiali sono gratuiti e scaricabili, sia lato nutrizione sia lato impatti, tutto è scaricabile, tutto è gratuito. Facciamo formazione nelle scuole, quindi la nostra fondazione è un ente accreditato del Ministero dell'Istruzione per fare formazione a insegnanti, perché facciano informazione nelle scuole, quindi l'impegno lato fondazione, che è uno dei nostri fiori all'occhiello, è totalmente gratuito e disponibile per tutti, e per tutti gli scopi. Perfetto, chiunque lavori sulla scuola. Mi sembra importante, grazie mille dottor Mirone, grazie per le informazioni, grazie a lei, per le grazie, Maria Silvia. Fondamentali riflessioni che ci ha trasmesso e che speriamo noi nel nostro piccolo riusciamo a trasmettere ad altri, perché così diventiamo più forti. Grazie ancora e introdurrei il nostro secondo ospite. Il nostro secondo ospite è l'ingegner Michele Alessi. Buongiorno, eccolo, buongiorno, ben rivisto, ben trovato, ed è uno dei rappresentanti, dei più noti rappresentanti della nostra tradizione imprenditoriale italiana. Le imprese familiari, come sapete, costituiscono la colonna portante dell'economia italiana, sono l'orgoglio del nostro Made in Italy, e sono anche esportatori del saper fare italiano che per fortuna ancora oggi è riconosciuto in tutto il mondo. La sostenibilità è un concetto portato avanti nel corso degli anni, non in questi ultimi anni. In questi ultimi anni se ne parla di più, però è un concetto insito in molte imprese familiari italiane che hanno sempre cercato comunque di avere un rapporto forte e solido e rispettoso con il territorio, con l'ambiente, con la comunità di appartenenza. Ecco, non dobbiamo dimenticare che il tema della sostenibilità presenta anche una forte connotazione sociale. Ne parliamo con l'ingegnere Alessi, che vi presento, vi faccio conoscere meglio. Lui si definisce ingegnere per formazione, imprenditore per tradizione familiare e presidente della Fondazione Buon Lavoro, che poi conosceremo nei dettagli, per vocazione. Michele Alessi ha cominciato a lavorare nell'azienda di famiglia, che è l'azienda dei casalinghi di design, che tutti di noi conosciamo, dopo una laurea in ingegneria meccanica, e ha supportato la sua azienda per oltre 40 anni, per ben 44 anni. Poi nel 2015 ha ricevuto un importantissimo riconoscimento, è stato nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Mattarella, un riconoscimento legato, possiamo dire, non solo alla qualità del prodotto, ma anche alla storia e alla strada percorsa dall'azienda. Lasciata poi l'azienda, ha costituito una fondazione, la Fondazione Buon Lavoro, per convincere tutti, e cito le parole dell'ingegnere, che l'impresa, se gestita responsabilmente, è un bene prezioso per la società. Allora, dottor Alessi, buongiorno di nuovo. Ci spiega in che modo l'impresa può contribuire a un sviluppo più sostenibile? Ecco, cosa le suggerisce la sua esperienza? E poi, non dimenticando il contesto nel quale viviamo proprio oggi, come può l'impresa farsi parte attiva di questa, che speriamo tutti sia una ripresa post pandemia?
Credo che lei abbia il microfono disattivato, ingegnere. Faccia una prova. Adesso il microfono dovrebbe essere attivo, però io continuo a non sentirla. La possiamo aiutare in qualche modo? Che facciamo? Non so se è pronto il dottor Ciorra, così lasciamo il tempo all'ingegnere Alessi di proseguire. Ecco, adesso la sentiamo benissimo, perfetto, grazie. Ci siamo. Non sono tanto pratico di questi marchingegni. Non è vero, perché nelle prove è stato impeccabile. Sono andato bene nelle prove, poi dopo... Esatto. Allora, grazie Maria Silvia, grazie molto all'università per l'invito. Io credo che l'università sia il posto giusto e anche che i giovani formati in economia, quindi immagino i futuri manager e mi auguro i futuri imprenditori, siano il target giusto con i quali parlare del ruolo che l'impresa può e deve avere in un progetto di sviluppo sostenibile. Il contributo che l'impresa può dare è ampio e diversificato. Io vorrei focalizzarmi su tre tipi di impatto che sono al tempo stesso centrali nell'attività dell'impresa e paradossalmente rischiano però ogni tanto di essere trascurati quando si parla di in termini di sostenibilità. Quella che porterò i tre temi sono i tre tipi di impatto, sono quello dell'occupazione, quello generato dai prodotti e anche quello generato dalla creazione di ricchezza. Quella che porto è la mia esperienza da imprenditore, la mia visione da imprenditore. Io sono nato in una famiglia imprenditoriale, mio nonno Giovanni Alessi ha fondato l'impresa di famiglia nella quale ho lavorato per 44 anni. Mio nonno materno, Alfonso Bialetti, ha inventato la Moka Express e ha fondato poi la Bialetti Industria, quindi sostanzialmente ho cominciato a respirare cultura d'impresa ben prima di cominciare a lavorare, ben prima di quei 44 anni. La parte forse più significativa, il periodo più significativo sono i 30 anni che ho passato come a svolgere il ruolo di amministratore delegato. In quel periodo di ruolo avevo la responsabilità di curare il bene dell'impresa e però per via del tipo di educazione che avevo ricevuto, ma anche della cultura che ho respirato in azienda, sentivo anche l'esigenza di occuparmi, di svolgere un ruolo attivo, da cittadino attivo, di curarmi del bene della società. E quindi ho passato questi 30 anni a cercare di gestire contemporaneamente queste cose in modo, come posso dire, non strabico, ma cercando di avvicinarle il più possibile finché, con una certa soddisfazione, devo dire, mi sembra di essere riuscito a renderle sostanzialmente una cosa sola. Non mi ha aiutato, non mi avrebbe aiutato da questo punto di vista una visione tipo quella alla Milton Friedman, dove l'impresa, l'idea che l'impresa, lo scopo ultimo e unico dell'impresa è quello di fare profitto per l'imprenditore, per la società, la cosa migliore che può fare è fare profitto e tutto il resto si giustifica nella misura in cui si serve a fare profitto. Mi hanno aiutato a cercare di salire sulle spalle di altri tre giganti, di cui ne cito solo tre. Adriano Olivetti, che diceva: può l'impresa darsi dei fini? Consistono questi unicamente nell'indice dei profitti? Domanda pleonastica, ovviamente la risposta era no, non è solo quello. Luigi Einaudi, in quel celebre, importante, spero che tutti i ragazzi lo conoscano, discorso sull'imprenditore, sulla vocazione naturale dell'imprenditore,
dove dice è la valutazione naturale che li spinge, non soltanto la sete di guadagno, di nuovo. Il gusto, l'orgoglio di vedere la propria azienda prosperare, acquistare credito, ispirare fiducia a clientele sempre più vaste, eccetera, eccetera, eccetera. Terzo grande sul quale che mi ha aiutato è Vittorio Coda, un aziendalista che voi che avete studiato economia mi auguro che abbiate studiato, mi auguro che vi sia rimasto un po' impresso. A me ha aiutato molto a razionalizzare quel sentimento che avevo nella pancia e che avevo ereditato, ma che aveva bisogno di una certa razionalizzazione, sentimento per il quale, insomma, la vocazione naturale dell'imprenditore, e quindi, lasciatemi dire, anche la mia, non è quella di fare il maggior profitto possibile, è quella di coltivare l'orgoglio per vedere la propria azienda prosperare, e lì sta il trucco, lì sta la visione che permette di conciliare il bene dell'impresa e il bene della società, perché quello che si aspetta all'imprenditore, il ritorno che si aspetta il vero, lasciatemi dire, imprenditore, oltre al profitto, è la soddisfazione del successo del proprio prodotto, la capacità di mostrare al mondo come il proprio prodotto contribuisce al benessere del mondo, e è la soddisfazione di avere una squadra coesa che lavora insieme, che sente di lavorare per qualcosa più grande di ognuno di loro, una squadra che è capace di, insomma, di superare le difficoltà grazie alla coesione. Sono cose di questo genere. Queste cose che ho detto mi aiutano a ritornare a quei tre impatti che dicevo. Li leggerei prima dal punto di vista dell'azienda, poi dal punto di vista della società, per dimostrare che sostanzialmente coincidono. I due punti di vista coincidono. Essenzialmente, condizione necessaria e sufficiente per fare impresa, che delle persone lavorino insieme per fare dei prodotti in modo da realizzare un profitto, e nella mia visione che quel profitto sia poi utilizzato per lavorare meglio, per fare dei prodotti migliori, per ottenere un profitto ancora migliore, e insomma avviare un circolo virtuoso che è la condizione sostanzialmente del successo di lungo termine. Ingegnere, questo è un modello virtuoso ed esemplare, insomma, che sarebbe bello se in molti lo seguissero. Ma adesso che lei ha smesso di fare l'imprenditore, questa sua esperienza, questo modello, questa sua filosofia del fare impresa, riesce comunque a condividerlo, in che modo e con chi? Sto cercando di farlo. Quando ho smesso di lavorare un paio d'anni fa, ho costituito la Fondazione Buon Lavoro. Insomma, andare in pensione è sempre un momento difficile nella vita di una persona, soprattutto se si tratta di abbandonare la propria azienda di famiglia, e avevo bisogno di una sorta di antidepressivo. E così ho costituito la fondazione. Al di là della battuta, la fondazione mi serve proprio per continuare a coltivare questo collegamento tra i pensieri che mi hanno appassionato, il collegamento tra l'impresa e la società. In particolare abbiamo dato luogo a un progetto di ricerca durato quasi un anno, e ci ha aiutato Pricewaterhouse e Good Point e altri professionisti di discipline le più diverse, che ha definito il modello della buona impresa, quello che noi chiamiamo la buona impresa, in applicazione a quella visione di cui ho parlato prima, di quella visione virtù che giustamente lei ha definito virtuosa, di cui parlavo prima. Il risultato è un documento che si chiama Framework della buona impresa. Si può trovare sul sito della fondazione www.fondazionebuonlavoro.it. Il sottotitolo esplicativo dice: prodotto, lavoro e profitto al centro della creazione di valore sociale. Di nuovo ritorno al mio pallino, quello che di grosso può fare l'impresa in termini di creazione di valore sono quelle tre cose lì.
Quello è solo un framework, è un modello di riferimento. Abbiamo già in corso un paio di applicazioni. La prima è quella più avanti, è l'applicazione della buona impresa come possibile interpretazione di società benefit. Credo che tutti conosciate la forma giuridica di società benefit introdotta all'inizio del 2016, sembra fatta apposta per sposarsi con una visione di la visione di cui ho cercato di parlare. La nostra interpretazione è che la società benefit, nata per superare il puro scopo di lucro, l'interpretazione che ne diamo noi è che lo superi assumendo un triplice scopo, che sono quei tre tipi di impatti legati insieme in modo virtuoso. Un'altra applicazione che stiamo avviando è quella della scuola della buona impresa. Stiamo adattando il materiale dei corsi di incubazione per la startup a quella visione e a quel modello descritto nel framework. Insomma, stiamo cercando di fare in modo di curare i giovani startupper, che i giovani startupper, insomma, certamente avranno il problema per un po' di anni di far tornare i conti, però che non curino solo quello, ma che abbiano, insomma, che coltivino quella che in fondo sono sicuro che è anche dentro di loro, la vocazione naturale dell'imprenditore che aspira a ritorni molto più ampi di quelli del solo profitto. Senta, e questi giovani startupper ascoltano l'esperienza o hanno delle idee? Sì, cerco di non annoiarli con l'esperienza. Quello che riscontro, noi stiamo ancora lavorando al materiale, però abbiamo fatto un paio di esperienze. Quello che riscontro è che prendendoli da piccoli intesi, da start-upper, da imprese, da imprenditori che stanno coltivando il loro sogno, che finalmente riescono a mettere a terra il loro sogno. Vedendoli in quel momento è molto più facile collegarli e tirar fuori da loro quella che è la loro vocazione naturale, che secondo me è in tutti gli imprenditori, in qualcuno un po' nascosta. Senta, una domanda, visto il contesto che stiamo vivendo. Secondo lei l'esperienza della pandemia sta aiuterà questi modelli del fare buona impresa o l'ha ostacolata? Secondo me aiuterà. Le cito un caso che non avevo detto. Con la fondazione siamo stati chiamati nella cabina di regia organizzata dalla prefettura per cercare di sostenere imprese e lavoratori in questo difficile momento economico generato dalla pandemia. La cosa bellissima, non so se le vale come risposta, è che è stata creata una cabina di regia per sostenere insieme imprese e lavoratori. Una volta, certi anni in cui ho incominciato a lavorare io, sarebbero state viste come due cose assolutamente separate e contrastanti. Qui l'idea di partenza è di sostenerli insieme. Questo è già un risultato, per dire. Così, ok, così cominciamo a vedere qualche aspetto positivo di questo terribile periodo che stiamo vivendo, ognuno a suo modo. La ringrazio, ingegnere, grazie per queste grazie interessantissime parole, per queste riflessioni e per l'esperienza che ha condiviso con tutti noi e con tutti gli studenti che in qualche modo studiano o anche solo ascoltando hanno modo di studiare il suo pensiero. Io adesso introdurrei il nostro keynote speaker, il dottor Ernesto Ciorra,
che spero, eccolo, di vedere. Buongiorno, piacere, un opinion leader a livello internazionale sui temi dell'innovazione e della sostenibilità. Provo a raccontarvi brevemente qualcosa di lui. Ernesto Ciorra ha un curriculum e una formazione che definirei potenti. È entrato nel gruppo Enel nel 2014 come direttore della funzione Innovability, innovazione e sostenibilità, è a capo di una squadra di innovatori che puntano a rendere sostenibili tutti i programmi energetici. Ha iniziato il proprio percorso come consulente, supportando numerosissime aziende leader, soprattutto nelle telecomunicazioni e nelle telecomunicazioni italiane ed estere, e in numerosi progetti innovativi. Nel 2003 ha fondato Ars et Inventio, una società di consulenza specializzata sui temi dell'innovazione e della creatività, e ha aiutato molte aziende nella progettazione e nel lancio di prodotti e servizi innovativi che sono diventati popolari in tutto il mondo. Per citare alcune aziende con cui ha collaborato: Nokia, Telecom Italia, Vodafone, Poste Italiane, Eni, Unilever, RCS, Sole 24 Ore, BNP, Unicredit, American Express, e mi fermo perché l'elenco è davvero lungo. È un uomo che ama e il cambiamento, una persona direi eclettica che trasmette il suo sapere in tutti i campi, anche in quello accademico. Ha insegnato innovation management in università e business school sia italiane che spagnole, e le migliori business school internazionali hanno scritto casi sulla sua attività come direttore appunto della funzione Innovability di Enel, e sulla transizione, su questa importante transizione del gruppo verso un modello di business consapevole. Per chiudere, per dimostrare quanto la sua figura sia davvero particolare, è anche autore di 3 raccolte di liriche e di un testo che viene rappresentato in teatri italiani. Complimenti innanzitutto. E siamo curiosi di ascoltare il suo key speech: trasformazione digitale e sviluppo sostenibile. Ovviamente grazie per essere con noi e per condividere la sua esperienza. Grazie per la splendida introduzione. Io mi vergogno di questa splendida introduzione, spero di essere all'altezza dell'introduzione. In effetti ha detto tutte cose vere. Però penso che noi dobbiamo essere sempre umili e guardare al futuro, non a quello che abbiamo fatto, ma a quello che potremmo fare, anche perché la bellezza del futuro è che non lo conosciamo, e quindi proprio perché lo possiamo scrivere e conoscere piano piano è più interessante di quelle cose fatte in passato. E parlando di innovazione, di sostenibilità, di energia e di altro, vorrei utilizzare in primis una metafora, che è quella del corpo umano. Noi ogni 2 ore cambiamo la pelle delle nostre labbra, ogni 2 ore. Se non cambiassimo la pelle delle labbra, purtroppo le labbra andrebbero in necrosi e inizieremmo noi a morire. Ogni circa 24 giorni cambiamo tutta la nostra pelle, e in questo periodo di smart working o di remote working, insomma chiusi in casa, vediamo che c'è la polvere in giro, per quanto la possiamo pulire, ce n'è di più di prima, perché le persone che stanno in casa perdono pelle, e il 90%, il 70-80% della polvere della casa è fatto di pelle umana, e quindi aumenta la polvere perché aumenta la pelle. Costantemente noi cambiamo costantemente la pelle. Uno dice solo la pelle, no, ogni 4 anni il nostro fegato cambia completamente, cioè lo buttiamo e ne sostituiamo con un altro, e ogni 15 anni pensate che il 99.9% di tutto quello che noi siamo cambia costantemente, cioè le cellule cerebrali, quelle epatiche, quelle del cuore, persino l'apparato scheletrico costantemente si rinnova. E questo da una parte potrebbe farci renderci tristi, perché dice come moriamo ogni giorno, dall'altra parte ci deve rendere felici, perché questa è una morte volontaria, cioè noi volontariamente decidiamo di adeguarci all'ambiente e costantemente di sopravvivere cambiando. Ecco, la lezione che traiamo dalla biologia è che chi cambia costantemente
in realtà sì, parte di sé lo uccide, ma volontariamente, per continuare a sopravvivere. Il termine si chiama apoptosi, viene dal greco antico, che richiama le foglie che cadono in là. Esattamente perché così, allo stesso modo, gli alberi, quando è autunno, a settembre, ottobre, decidono di far cadere le foglie un po' più in là, e apparentemente, voi li vedete, sembrano morire, ma in realtà non muoiono, si rinnovano. Si rinnovano in connessione con la stagione, con la temperatura, con l'umidità, con le piogge, e si rinnovano per rinascere più forti e, nel loro caso, anche più belli nella stagione di primavera, che è la rinascita, che è la testimonianza della rinascita. Bene, noi dobbiamo nel nostro corpo replicare questo processo, e paradossalmente noi diminuiamo la velocità di morte volontaria quando moriamo veramente. Cioè, quando noi finiamo come corpo, paradossalmente smettiamo di morire, o acceleriamo la nostra morte, riduciamo la velocità della nostra morte. Invece la bellezza della vita, la bellezza del rinnovamento, la bellezza della sostenibilità nel continuare a essere, è il continuare ad abbandonare parti di noi stessi per rinascere costantemente. E allora, se noi rinasciamo costantemente come corpo, siamo in grado come aziende di abbandonare quello che non ci serve più, di abbandonare gli usi, i costumi, i pregiudizi, i prodotti, i servizi, i modelli di business che non hanno più senso, per lasciare spazio a quelli nuovi? Siamo in grado di innovare costantemente tutta l'organizzazione per rinascere? Ecco, purtroppo spesso le aziende non sono programmate per il cambiamento. Le aziende sono programmate per mantenere lo status quo. Il cambiamento, anche nel nostro caso, è fonte di grande, come dire, stress. Nel mio caso io non ho problemi col cambiamento del taglio dei capelli, perché il taglio dei capelli lo faccio con la lametta e rimane sempre lo stesso. Potrei dirvi che ho capelli trasparenti e quindi innovativi, ma in realtà non ce li ho, o meglio me li taglio. Ma per molte persone anche solo il cambio del taglio dei capelli o del colore dei capelli è fonte di stress. Per molte persone il cambio di azienda è fonte di stress, il cambio di residenza è fonte di stress. Bene, è normale, perché noi vogliamo conservare le nostre abitudini. Se questo è vero per le persone, è molto più vero per le organizzazioni. Le organizzazioni complesse, come le aziende, tendono a perpetrare lo status quo, tendono a fare quello che hanno sempre fatto e tendono a evitare quello che non hanno mai fatto. Però purtroppo lo vediamo dalla metafora della biologia: se non si cambia, si muore. E allora vedete come c'è una grandissima connessione tra l'innovazione e la sostenibilità. Cos'è la sostenibilità? È la capacità di sopravvivere nel tempo. Ma se noi non cambiamo, come facciamo a sopravvivere nel tempo? La biologia ce lo dimostra. Se noi non cambiamo la pelle delle labbra, ogni 2 ore moriamo. Bene, se le aziende non cambiano se stesse, i propri processi, i propri prodotti, i propri modelli di business, per essere sempre più sostenibili, le aziende muoiono. Un po' di anni fa partecipai a un convegno in cui c'era l'amministratore delegato di Telecom e quello di Blockbuster, e dissi: o voi due vi alleate o Blockbuster chiuderà. E mi risero abbastanza in faccia, soprattutto quelli di Blockbuster, perché dissero che avevano la più alta redditività per metro quadro, che avevano la più alta loyalty del retail, che avevano clienti molto soddisfatti che facevano cross buying, cioè compravano non solo il prodotto base, che era il noleggio, ma anche altro lì da loro. Io dissi: ok, ma le tecnologie nuove renderanno possibile affittarsi i film da casa, quindi banda larga, più contenuti, non avrà più senso Blockbuster come oggi. Vendete altro, vendete gelati, vendete altro nei vostri punti vendita, ma alleatevi con Telecom, fate una campagna per banda larga e contenuti insieme. Beh, 2 anni dopo quell'azienda ha portato i libri in tribunale, Blockbuster. Allora, 2 anni dopo, non 20 anni dopo. E questo per dirvi che le discontinuità tecnologiche, le discontinuità sociali uccidono le aziende, se le aziende non decidono di cambiare. L'innovazione è un po' come la forza di Star Wars. Ha un lato oscuro e un lato di luce. Il lato oscuro sono le migliaia, milioni a livello mondo di aziende che chiudono se non cambiano. Il lato di luce sono le aziende nuove che emergono e da niente possono diventare miliardarie se sposano l'innovazione. E allora vedete come
l'innovazione di per sé non è male o bene, e la forza è sempre la forza, però puoi soccombere perché il lato oscuro ti uccide, o puoi primeggiare e crescere se ne sposi il lato di luce. Bene, la sostenibilità non è un'opzione, è una possibilità che viene data a tutte le aziende, se vogliono, per continuare a sopravvivere. E come farlo? Beh, come noi lo facciamo col corpo umano, in armonia fuori con la pressione, la temperatura, le precipitazioni, la luce. Perché noi dovremmo dormire di notte e stare svegli di giorno? Perché la luce ci aiuta anche sul piano cerebrale. Essere in armonia vuol dire continuare a esistere. Se uno inizia a drogarsi, ubriacarsi tutti i giorni e massacrarsi con varie medicine, è inevitabile che non sarà sostenibile. Allo stesso modo, se le aziende decidono di non rispettare l'ambiente, di fregarsene della società, di utilizzare corruzione e altre cattive pratiche per pensare di sopravvivere nel breve, potranno fare una notte, forse nella metafora di quello che beve e si droga, che presume sia una notte da leone, ma in realtà farà una fine ben diversa, e non posso fare la rima perché è brutta, però farà una fine ben diversa, perché inevitabilmente quelle cose rovinano il corpo, così come quelle cattive pratiche rovinano le aziende. È esattamente la stessa cosa. Allora, crescere in armonia e in sostenibilità vuol dire utilizzare lo strumento, che è l'innovazione, per perseguire il fine, che è la sostenibilità. Per noi innovare e cambiare costantemente è lo strumento per continuare a esistere, per continuare a sopravvivere. Ed è per questo che quando ormai 2014, quasi sei anni e mezzo fa, sono entrato in Enel grazie alla chiamata dell'amministratore delegato, e che mi ha anche coinvolto nel processo di valutazione degli investimenti dell'Enel, perché un investimento o è sostenibile o non va fatto. Quando ci siamo trovati a valutare il piano che avevamo ereditato come Enel dalla vecchia gestione, che prevedeva oltre 5 miliardi di investimenti in generazione fossile, ci siamo detti questi vanno cancellati, perché se vuoi essere in armonia con l'ambiente non puoi investire in generazione fossile, che è clima alterante e che crea in alcuni casi anche inquinamento. Allora andava bene, certo, negli anni 30, 40, 50, 60, 70, 80, ma una volta che hai capito che le rinnovabili sono un'opzione percorribile in tutto il mondo, devi chiudere con quella roba e puntare solo diretto sulle rinnovabili. Questa è sostenibilità del modello di business. Questa è sostenibilità nel rapporto con l'ambiente. La sostenibilità non è regalo un'ambulanza all'ospedale. Quella si chiama filantropia, che è un pezzettino minuscolo anche della sostenibilità. Ma non è questa la sostenibilità. La sostenibilità vuol dire perseguire un modello di business sostenibile, in armonia con l'ambiente, con la società, rispettando gli interlocutori, tutti, e valorizzando gli stakeholder con cui interagisco, che saranno i colleghi, che saranno i fornitori, che sono i clienti, le comunità in cui opero, le start-up, le università con cui collaboro, valorizzandone l'interazione in armonia. Noi avevamo, vi do degli esempi concreti di che vuol dire essere sostenibili e di che cosa vuol dire non essere sostenibili. Non essere sostenibili vuol dire oggi investire in nuova generazione fossile. A meno che qualcuno non ti dice, purtroppo devi chiudere il carbone e devi mettere una centrale a gas. Provare a resistere, devi provarci. Se poi ti dicono crolla l'intero sistema energetico nazionale, turandoti il naso lo fai anche. Ma investire in nuova generazione fossile non è nei nostri piani. Noi abbiamo chiuso nel 2015, cioè l'anno dopo in cui sono entrato, 23 centrali alimentate con combustibili fossili solo in Italia. Non ce l'ha chiesto nessuno, l'abbiamo deciso noi. L'equivalente della capacità di generazione di tutta la Grecia l'abbiamo chiuso. E qualcuno ci ha detto, ma siete matti? E gli operai, le persone che lavorano lì, nessun problema, 850 persone aiutate a cambiare, e oggi lavorano nella generazione rinnovabile. Se vuoi il cambiamento lo ottieni, se tu hai paura del cambiamento troverai mille scuse per non cambiare il taglio dei capelli, per non cambiare casa, per non cambiare azienda, per non fidanzarti o sposarti, troverai sempre mille scuse per non cambiare. Ma se vuoi cambiare, puoi cambiare. Se cambi in armonia con quelle che sono le richieste dell'ambiente, della comunità, della società, questi stakeholder te ne riconosceranno il valore. Difatti l'Enel, quando nel 2014 abbiamo, grazie al nostro amministratore delegato, che è il vero
leader del cambiamento e della sostenibilità, abbiamo deciso di puntare tutto sulle rinnovabili e tutto sulle reti digitali che abilitano le rinnovabili, l'Enel valeva circa 30 miliardi. 30. Oggi l'Enel vale circa 85 miliardi. I mercati finanziari se ne accorgono. Se tu sei sostenibile, sei meno rischioso. Se sei meno rischioso e se sei sostenibile, continuerai a vivere. Quindi meriti fiducia. Se sei un'azienda che continua a dire che le rinnovabili non hanno senso, che Greta Thunberg è una pazza allucinata, che il mondo sta bene così e mettiamo ancora carbone, nucleare, mettiamo ancora gas perché il gas fa bene, all'inizio puoi irretire un po' di gente, puoi usare la lobby, però poi alla fine vuol dire in 2-3 anni, la gente se ne accorge e dice: ma perché io devo dare i soldi a quello che inquina l'ambiente mentre c'ho quell'altro che ha un modello di business totalmente sostenibile? E i soldi li danno a quello che è totalmente sostenibile, per cui aziende che valevano 10 volte l'Enel, 10 volte l'Enel, 5-6 anni fa, aziende dell'oil and gas, oggi valgono come l'Enel. Loro hanno in proporzione perso il 90% del valore, in proporzione, nel rapporto. Noi abbiamo quasi triplicato il nostro valore. Allora, io ho una piccola presentazione, ma veramente pochissime slide, per farvi vedere. Condividi, vediamo un po' se riesco a condividerla. Condividi schermo intero. La vedete? Chiedo un feedback vocale. Qualcuno che mi risponda se la vedete o no, non sto leggendo la chat perché vedo... Al momento no. La vedete la presentazione? No, no, ricordo. No. Ok, come mai non la vedete? Bravo. Deve condividere con la funzione, vabbè, share. Che certo, condividi schermo intero, condividi. Facciamo condividi la finestra allora, vai. Invece che condividi schermo intero, la vedete ora? Forse sì, ok, la vediamo. Ok. Perfetto. Ottimo. Grazie per il feedback. Allora, sarò molto veloce, mi è stato detto di parlare di sostenibilità e trasformazione digitale. Ora, il digitale è come la forza. Non è che il digitale è tutto buono, eh? Il digitale ha un lato oscuro della forza che è enorme. Molti parlano di blockchain, no? Dice, che bello, i bitcoin, i blockchain, la blockchain, i bitcoin evita che le banche centrali emettano la moneta, no? E si pensa che questo sia una cosa ottima. E c'è un piccolo problema in tutto ciò, a parte che si sia ripiantato qui lo schermo, non so per quale motivo, no? C'è un piccolo problema in tutto ciò, eccolo qua. Per emettere un bitcoin occorrono tra 200 e 300 megawattora, cioè l'equivalente di energia che serve per alimentare un bitcoin, uno, viene... è lo stesso equivalente di energia che serve per alimentare 1.100.000 transazioni su carta di credito. Allora, se il mondo girasse tutto con i bitcoin, noi avremmo, siccome purtroppo l'energia oggi non è prodotta a livello mondo tutta con le rinnovabili, noi avremmo un consumo energetico che sarebbe di centinaia di migliaia di volte l'attuale consumo energetico mondiale, non solo, ma avremmo un inquinamento e un effetto climalterante tale per cui la razza umana rischierebbe in pochissimo tempo, parlo di 5-6 anni, di estinguersi. Allora, quando si parla di bitcoin, si parla di digitale, bisogna che la gente studi e capisca cosa vuol dire il bitcoin. Noi adoriamo il blockchain, adoriamo il digitale, ma non tutto quello che è blockchain, non tutto quello che è digitale è buono. Ora, al di là del fatto che poi bitcoin vengono usati pure per pagare gente che va a fare nel black internet omicidi e roba del genere, ma al di là di questo, perché anche i soldi normali vengono usati per pagare gente che poi commette omicidi, quindi non è che bisogna demonizzare una roba che purtroppo viene usata anche in quell'ambito lì o per il riciclaggio di denaro sporco o altro, no, però bisogna avere chiaro l'impatto energetico di questa roba, cioè 1.100.000. 1.200.000 in funzione della tipologia di transazioni su carta di credito equivalgono a un bitcoin.
un bitcoin. Allora, noi come vi ho detto prima, perseguiamo un modello di business che è sostenibile, cioè noi vogliamo essere sostenibili non perché regaliamo un'ambulanza, perché quello che facciamo è sostenibile, perché quello che facciamo è guidare una trasformazione energetica mondiale. Ora, non so se lo sapete, ma il più grande produttore di rinnovabili del mondo è l'Enel, del mondo. Il più grande produttore di rinnovabili degli Stati Uniti è l'Enel. Il più grande produttore di rinnovabili del Sud America è l'Enel. Il più grande impianto rinnovabile in Sudafrica e in Australia l'ha fatto l'Enel. Non siamo un'azienda, come tutti pensano, statale, solo il 23% è in mano allo Stato, il resto è in mano ai mercati finanziari. Non siamo un'azienda prevalentemente italiana, più del 50% dei nostri colleghi non è italiano e non parla italiano come madrelingua. Non siamo un'azienda monopolista, ve lo dico perché tutti pensano ste robe, ci sono solo in Italia 700 competitor, quindi non siamo monopolisti. Negli Stati Uniti vediamo visti come la Google dell'energia e noi ci arrabbiamo perché diciamo che Google usa in maniera poco sostenibile i vostri dati e noi non lo facciamo. Però questo tanto per darvi un riferimento. Negli Stati Uniti il leader delle infrastrutture di ricarica delle auto elettriche negli spazi privati, come sono i garage, i parcheggi condominiali, eccetera, il leader di tutti gli Stati Uniti è l'Enel. Il leader dei servizi più innovativi, che si chiama Demand Response, negli Stati Uniti, in UK e in Giappone, è sempre l'Enel. Questo per dirvi, togliervi un po' dalla testa l'idea dell'Enel italiana, dell'Enel statale, dell'Enel monopolista, dell'Enel un po' rimbambita, diciamo così, non è così, veniamo visti come il leader mondiale della transizione energetica. Siamo innovativi perché altrimenti chiuderemo, ma essere sostenibili, ripeto, non è far del bene per far del bene, è fare bene il proprio lavoro creando un mondo migliore. Allora, il nostro amministratore delegato dice: noi continuiamo a lavorare per migliorare le performance del gruppo nel campo ambientale, sociale e di governance, le tre ambiti della sostenibilità, ma rendendo la sostenibilità la scelta, la guida nella scelta di tutti i nostri investimenti e della nostra strategia industriale. È per questo che pochi guidano, decidono sugli investimenti dell'Enel nel comitato investimenti e il responsabile della sostenibilità dell'innovazione, cioè io, sono nel comitato degli investimenti, perché non è pensabile che si decidano gli investimenti non sostenibili o che saranno uccisi dall'innovazione. Voi immaginate, tanto per darvi un riferimento, che negli ultimi 6 anni la nostra innovazione ha reso possibile una diminuzione del costo delle rinnovabili del 60% nel caso dell'eolico, del 50% nel caso del fotovoltaico. Questo ha reso le rinnovabili la tecnologia migliore per produrre energia nel mondo e ha reso morti tutte le altre soluzioni. È per questo che chi continuava a investire nel carbone, nel gas, si è ritrovato il cerino in mano di impianti che costano di più rispetto alle rinnovabili. Noi ci prendevano per scemi quando nel 2014, nel 2015 dicevano: investiamo solo in rinnovabili, perché dicevano costano di più delle altre tecnologie. E noi rispondevamo: l'innovazione renderà questi nostri investimenti rinnovabili produttivi e renderà morte le aziende che non scelgono di essere sostenibili. Ecco, la sostenibilità non è un costo, è un investimento che si fa per rendere nel futuro l'azienda viva. E come innoviamo e come siamo sostenibili? Con gli altri, con un approccio aperto, con grande umiltà e sapendo che i migliori non lavorano in Enel. Quindi dobbiamo far leva su partner industriali. Noi lavoriamo con Qualcomm, con la NASA, con Thales Alenia Space e con 3M, con Toyota e con tante altre grandi aziende, con Cisco, con i loro headquarter negli Stati Uniti o dove sono, con Nissan, con il headquarter in Giappone, con grandi partner industriali, con le start-up, con i fornitori, con i clienti, con i colleghi che ci danno idee, con le università, con le grandi istituzioni, con la comunità finanziaria, per abilitare un mondo migliore. Non pensiamo che i nostri colleghi siano sufficienti, noi abbiamo bisogno di tecnologie, di idee, di proposte, dall'NGO per esempio. Ieri ero con Greenpeace. Allora, Greenpeace ha un grande ruolo nell'averci fatto capire cosa è sostenibile e noi lavoriamo con loro, ne siamo fieri e orgogliosi. Non si può pensare da soli di creare un mondo migliore. Lo puoi fare se sei aperto a collaborare anche con i tuoi competitor, perché no? Acea e A2A sono due partner con cui facciamo innovazione.
Noi raccogliamo idee da dentro e da fuori, vi do dei numeri, 17.000 proposte negli ultimi anni, 1.400 soluzioni ritenute interessanti, 930 progetti lanciati, più di 170 progetti scalati a livello mondiale. Come abbiamo fatto a far diminuire i nostri costi? In questo modo, essendo aperti, prima col cuore e poi con la testa, a recepire idee da fuori, con l'obiettivo di creare un mondo migliore. Abbassare il costo delle rinnovabili è tecnologia, sì, ma è anche creare un mondo migliore. Abilitare soluzioni tecnologiche che integrano le rinnovabili nelle reti è tecnologia, sì, ma è anche creare un mondo migliore. Noi come facciamo a gestire le tecnologie innovative? Blockchain è una di queste. Noi lavoriamo su blockchain. Realtà virtuale, energy storage, droni, idrogeno, wearables, sensori, nuovi materiali e tanto altro. Come le gestiamo? Senza gerarchie. Abbiamo community che lavorano come gli impressionisti a Parigi. Citavi prima le mie attività letterarie, ecco, sono molto più di ispirazione le comunità letterarie, lo Sturm und Drang, i Lake District Poets, gli impressionisti, la a Firenze del Rinascimento, l'Atene dell'antica Grecia o la Roma imperiale di Ottaviano Augusto, in cui si formavano le comunità di artisti che dialogavano tra loro. Non c'era un capo, c'erano dei leader. Noi non scegliamo capi delle community. Le community che lavorano su queste tecnologie sono fatte di persone che amano queste cose, che scelgono i propri leader e che vanno a proporre direttamente, saltando tutta la gerarchia, al capo mondo di un'area le applicazioni di queste tecnologie nella loro area. E se ottengono l'ok, vanno avanti e scalano progetti. Lavorando in questo modo, senza gerarchia, senza capi, senza che nessuno dica a questi quante ore devono lavorare su che cosa, abbiamo avuto dei risultati eccezionali, totalmente migliori rispetto a quelle che sono state le modalità di analisi gerarchica e tradizionali che noi abbiamo adottato in passato. Addirittura le università che ci hanno studiato, in particolare su questo tema ci ha studiato Harvard insieme a BCG, però le università che ci hanno studiato sono Harvard, Berkeley, London Business School, INSEAD, l'ESADE sta per scrivere un caso, Oxford, tutte queste hanno scritto casi su come lavoriamo, avendo distrutto completamente le tradizionali modalità di gestione dell'innovazione tecnologica che altrove è chiusa, cioè noi lavoriamo con i nostri sono migliori e facciamo le cose più belle del mondo. Noi pensiamo i nostri non sono migliori, le idee devono venire da fuori, dobbiamo avere umiltà, apertura e passione per lavorare con chi è fuori. Due, i nostri lavorano in maniera strutturata, irregimentata, con i capi delle singole cose. Non abbiamo capi. Le singole community non hanno un capo. Il capo non esiste. Esistono persone appassionate. Come si entra nelle community? Normalmente lo decide il personale. No, lo decide la community. La cooptazione avviene tra colleghi che hanno la stessa passione e loro si propongono alla community e la community seleziona i nuovi che entrano. Come si esce dalle community? Normalmente, no, se è un ruolo aziendale non puoi uscire da quel ruolo se il personale non ti dice ti dà ok. Da noi si esce quando ti pare. Ti sei rotto di dare contributi? Esci. Vuoi rientrare? Rientra, chiedi alla community. No, devi chiamare il personale? No, devi chiamare la community e la community ti copta, esattamente come gli impressionisti cooptavano dei leader o sceglievano dei leader paradossalmente che stavano fuori da... Pensate che i letterati francesi a un certo punto scelsero come leader Baudelaire e Baudelaire non voleva essere il loro leader, eppure lo indicavano come leader e ogni tanto lo invitavano e lui scappava. Ecco, la stessa cosa più o meno noi facciamo con le community: si scelgono anche dei leader che stanno fuori dall'ERE e li possono invitare, loro se vogliono vengono, se vogliono non vengono, e questo avviene in maniera totalmente naturale perché le persone non amano le gerarchie e i talenti non amano qualcuno che sia il loro capo. Amano esprimere le loro passioni, i loro ideali, i loro sogni e se poi trovano modalità per concretizzarli, amano parlare direttamente con chi decide, cosa che avviene da noi, che può dare l'ok o no, l'ok motivato o l'ok o il no motivato, che comunque fanno crescere. Alcuni esempi concreti di come lavoriamo. Fabio, 28 anni aveva quando è venuto da me, adesso ne ha 31, due lauree aveva a suo tempo, ingegneria civile, economia aziendale, adesso ha un MBA. Nel frattempo l'ha preso, è sordo dalla nascita, è venuto da me e mi ha detto: io non farò mai carriera in Enel, perché come faccio a fare carriera che non posso partecipare a una videoconferenza? Non c'era la pandemia, ma in una multinazionale attiva in 40 paesi
se non sei in grado di fare una videoconferenza, non puoi crescere, non puoi avere una leadership su un team globale. Io ho persone che lavorano per me in tantissimi paesi, e se io non potessi fare le videoconference con gli australiani e con i colombiani, non potrei gestire quel team, non solo, ripeto, adesso. Bene, Fabio è venuto da me e con molta serenità ha detto, lui riesce a parlare, con un po' di difficoltà, ma riesce a parlare, perché ha imparato a parlare anche se non sente la sua voce, e però non riesce ad ascoltare. Dice, io non farò mai carriera, come possiamo fare? E gli ho detto, troviamo una startup che risolve il problema, troviamo una soluzione tecnologica. Abbiamo trovato un'azienda che si chiama Pedius. Pedius ci ha dato una soluzione tecnologica che lui ha contribuito a migliorare. Fabio da 3 anni, ci abbiamo messo 4-5 mesi per implementare sta roba, prima su di lui, poi su tutti i colleghi sordi, poi su tutti i clienti sordi in Italia, poi in Spagna, poi in Perù, poi in Romania. Noi possiamo dialogare con i nostri contact center, con i clienti sordi che usano il cellulare, ci scrivono, loro scrivono sull'app, il nostro operatore di contact center risponde e sente una voce, perché quello che loro scrivono viene tradotto in voce. L'operatore di contact center risponde a voce, quello che lui dice viene tradotto in testo per il collega sordo. Fabio e gli altri possono partecipare a videoconferenze, perché quello che si dice nella videoconferenza viene scritto sul cellulare loro, o sul tablet, o sul PC. Loro leggono, possono dire quello che vogliono, se riescono a parlare come Fabio parlano, se non riescono a parlare come la maggioranza, scrivono un testo. Questo testo viene tradotto in voce per gli altri in videoconferenza. Fabio in questo modo è riuscito a diventare il leader mondiale, con oltre 60 persone che lavorano per lui, del team del programma Robust, che è il programma per fornire droni e robot per l'operation and maintenance di tutti i nostri impianti. Fabio ha avuto 5 scatti di carriera in 2 anni, perché finalmente la tecnologia gli ha permesso di esprimere il proprio potenziale. Non è che noi abbiamo dato 5 scatti di carriera a Fabio perché fosse sordo. Noi abbiamo rimosso il problema, il limite della sordità, dando 5 scatti di carriera a uno che meritava 5 scatti di carriera, che oggi guida un programma che ci ha permesso di dotare di robot e droni i nostri impianti nel mondo, e grazie a quello che ha fatto lui con il suo team, ripeto, oltre 60 persone nel mondo, noi durante la pandemia abbiamo continuamente potuto monitorare i nostri impianti, anche senza che le persone uscissero e andassero in impianto. Abbiamo potuto monitorare l'avanzamento dei lavori in impianti che stavano a 1000 chilometri dalla città, senza mandare qualcuno dalla città, ma semplicemente usando droni e robot. Noi, grazie al programma di Fabio, vedete questo a destra è un robot sottomarino, riusciamo a monitorare le nostre dighe senza più mandare i sub, e purtroppo in passato qualcuno moriva per fare il monitoraggio delle dighe. Era un evento rarissimo, ma succedeva, e monitoravano un po' di foto. Oggi noi monitoriamo molte più foto, migliaia di foto, costantemente, mandando i droni sempre sott'acqua, non una volta ogni X giorni, e abbiamo una certezza di sicurezza e di controllo della situazione nettamente superiore, con dei costi infinitamente più bassi e senza utilizzare, dove è a rischio, l'intervento dell'uomo. Le persone le continuiamo a usare, i droni non sostituiscono le persone, ma da casa processano informazioni. Tra l'altro, prima monitoravamo poche immagini prese dalla persona, oggi prendiamo migliaia di immagini che vengono processate dall'intelligenza artificiale, e la quale intelligenza artificiale manda gli alert alle persone, e usiamo le persone per fare attività di intelletto, non per fare scattare foto. Allora, questa è innovazione, certo, è innovazione perché abbiamo dato a Fabio la possibilità di interagire, ma è sostenibilità, certo, è inclusione, in questo caso di una categoria di persone che hanno una disabilità fisica, è vantaggio competitivo, perché sui sordi noi siamo gli unici che erogano il servizio, è sostenibilità, certo, perché abbiamo potuto continuare, vedete, sostenere, continuare a vivere come impianti, anche in un periodo di pandemia. Abbiamo lavorato prima della pandemia, digitalizzando i nostri asset. E qui vedete il lato buono della digitalizzazione. Se non avessimo usato droni, robot e soluzioni digitali, intelligenza artificiale, prima della pandemia, noi durante la pandemia avremmo drasticamente ridotto le nostre performance. E invece noi avevamo un piano che abbiamo comunicato prima della pandemia di ricavi, margini, crescita, lo stiamo rispettando perfettamente, perché siamo stati più resilienti rispetto alla pandemia grazie al digitale.
Vedete il ruolo? Il digitale abilita una resilienza, abilita la sostenibilità del business. Inventando nuove soluzioni tecnologiche digitali, abbiamo anche dato una mano grande ai paesi in cui operiamo. Vi faccio un esempio. Grazie a una startup che abbiamo trovato in Silicon Valley, abbiamo messo in piedi questo servizio che si chiama City Analytics. Noi guardiamo non se la singola persona si sposta, ma tutti gli spostamenti delle persone per comune, per regione, per provincia e persino per singola frazione del comune. Perché nelle vostre app, nelle app che usate nei computer, nei tablet, nei cellulari, voi date l'autorizzazione a essere tracciate al tracciamento dei vostri movimenti. Non al tracciamento individuale, ma al tracciamento del movimento coperto da anonimato. Noi prendiamo tutti questi dati e grazie a una startup californiana, Lota Data, e grazie a HERE, che è la società ex Nokia che fa l'analisi dei monitoraggi, abbiamo unito i dati dei tablet, i dati dei cellulari, i dati delle varie app che usate e abbiamo monitorato gli spostamenti degli italiani, degli spagnoli, dei brasiliani e abbiamo dato ai governi strumenti per misurare l'efficacia delle misure di blocco, lockdown e simili, per migliorare la mobilità delle persone, per capire quali strade vanno migliorate, perché se scopro che c'è una strada molto frequentata, ma che purtroppo su cui non faccio miglioramenti, devo intervenire, e per ottimizzare i flussi di traffico. Questo è un nuovo business che è portato avanti da Enelix e che sta andando alla grande. Vi do un altro esempio. Noi avevamo sviluppato una piattaforma di health digitale, esattamente come questa è digitale. Questa piattaforma di health è l'unica che io sappia che oggi sta permettendo alla sanità pubblica e privata di monitorare i pazienti Covid portandoli a casa. Li portiamo a casa, gli mettiamo un pulsossimetro connesso, termometro connesso, altri strumenti connessi, loro li usano e da casa i dati vanno direttamente alla centrale del Gemelli, che è l'esempio più eclatante che sta usando questo tipo di soluzione. Oltre 100 pazienti tolti dall'ospedale, mandati a casa, e sapete che vuol dire stare a casa rispetto a stare in un ospedale psicologicamente, pazienti di cui abbiamo preso migliaia di misurazioni della ossigenazione, della pressione, della temperatura, ogni giorno, e questo integrato con la cartella clinica del paziente digitale, consente alle persone di starsene a casa e il professor Richeldi, che è il primario di broncopneumologia, col suo staff possono capire se quella persona può continuare a stare a casa, se si può ridurre o meno il cortisone e gli altri farmaci che si danno, o se bisogna aumentarli, o se purtroppo bisogna far rientrare in ospedale la persona. Il tutto nella massima sicurezza. Piattaforma digitale. Perché non lo facciamo? Al Gemelli l'abbiamo dato gratis, ma perché vogliamo continuare a crescere in maniera sostenibile, rispondendo a un bisogno reale che c'è nella popolazione, il monitoraggio dei pazienti cronici da remoto. Questa piattaforma noi l'avevamo sviluppata già prima per i diabetici, per i cardiopatici, ma nel caso del visto l'emergenza Covid, in 3 settimane l'abbiamo ridisegnata per aiutare gli ospedali a gestire i pazienti da remoto. Questo è un ulteriore esempio di come se sei innovativo riesci a sopravvivere, riesci a essere sostenibile rispondendo a bisogni sociali. Qui vado sull'ultima storia. Questo è Andrea De Palo. Andrea De Palo è venuto da me un anno e mezzo fa, anzi 2 anni fa, mi ha scritto, anzi non è venuto da me, via LinkedIn, e mi ha detto: io sto sviluppando una sedia a ruote che mi consenta di spostarmi da uno spazio all'altro senza chiedere a papà o a mamma. Ogni giorno noi ci spostiamo, ci mettiamo su un divano, noi ci spostiamo sulla sedia per pranzare, poi ci mettiamo sulla tazza del bagno e lo facciamo quasi sovrappensiero. Per noi sono gesti che non hanno alcun valore. Per Andrea De Palo sono un sogno. Potessi spostare dalla sua sedia a ruote alla tazza del water senza chiedere a papà o a mamma è un sogno. Potessi spostare dalla sedia a ruote al sofà per vedere la televisione un po' più morbido e comodo è un altro sogno. Potessi spostare dalla sedia a ruote alla sedia su cui potrebbe stare del pranzo senza chiedere a mamma o papà è un altro sogno. Lui, proprio perché questo sogno lo vuole realizzare e non esistono sedie a rotelle che permettono di fare questo, ha fondato una startup, si chiama Avanceo. Però questa startup utilizza una sedia a ruote che è energivora. E lui dice: se io vado con questa mia sedia a ruote
in ufficio, lui lavora in Banca Popolare di Milano, purtroppo devo ricaricare perché la batteria attuale non mi consente di essere autonomo, ma non c'è una infrastruttura che ricarica. E mi ha detto: perché non usate le vostre infrastrutture di ricarica delle auto elettriche per caricare pure le sedie a ruote? E io ho detto: ma ci avrà pensato qualcuno, l'avranno fatto. Abbiamo visto nel mondo nessuno l'aveva fatto. Noi abbiamo inventato, grazie al suo suggerimento, Juiceability, che è la prima adattatore che consente a chiunque abbia una sedia a ruota elettrica di ricaricarsi nelle nostre infrastrutture e anche in quelle degli altri. L'abbiamo presentata al CES, al Consumer Electronics Show a Las Vegas, è stata premiata come l'innovazione più inclusiva a livello mondiale e poi lo stiamo vendendo ai comuni e le stiamo anche vendendo grazie alle associazioni disabili con cui abbiamo lavorato fianco a fianco in maniera aperta, portando nei nostri laboratori per sviluppare questa infrastruttura che consente di ricaricare una qualunque sedia a ruota. È partito ieri proprio su Eppela un crowdfunding per aiutare Andrea De Palo e Avancer a fare la pre-industrializzazione. A lui servono 130.000 euro, noi come Enel abbiamo detto: ogni 5.000 che ne raccogli te ne diamo 10.000. L'obiettivo è raccogliere totale 130.000 euro, se qualcuno di voi avesse un solo euro da dare su Eppela per questa causa, questo è un esempio di innovability. È una innovazione che abilita un mondo migliore. Sicuramente abilita un mondo migliore per coloro che sono su una sedia a ruote, per noi è anche un'opportunità di business. Quindi è perfettamente innovability. È stata un'opportunità di business lanciare l'adattatore che consente a qualunque sedia a ruote di ricaricarsi con le nostre infrastrutture di ricarica. L'abbiamo fatto grazie a Andrea, che ci ha dato l'idea, ma poi grazie ai nostri che hanno sviluppato le tecnologie e grazie alle associazioni disabili che ci hanno dato i loro feedback per migliorarlo. Questa Avancer è una startup, come una delle tante startup che collaborano con noi. Noi gli stiamo dando una mano sulla interconnessione con la rete, sulla ricarica, sull'ottimizzazione della batteria, e lo facciamo gratis e con grande gioia. E adesso vogliamo contribuire anche alle attività di pre-industrializzazione. Noi normalmente non diamo soldi, tra virgolette, a fondo perduto alle startup, in questo caso loro ne necessitano, è una piccola somma, e quindi se abbiamo detto ogni 5.000 che raccogliamo pubblicamente noi ne diamo 10.000. Anche BPM si è unita a noi, quindi ne darà anche loro con la stessa logica. Siamo confidenti che a breve troveremo i soldi per dare una mano ulteriore e scalare questa startup. Ultimo esempio. A un certo punto noi avevamo un impianto di geotermia negli Stati Uniti, a Fallon, in Nevada, dove hanno girato il film Top Gun. Se avete visto Top Gun, lì c'è la base dei Top Gun e l'Enel, non c'è nient'altro, praticamente. Qualche negozio che serve per quelli della base e per i nostri colleghi dell'Enel. Volevamo unire la geotermia, che è l'energia della terra, che viene dal calore della terra, con l'energia del sole, il solare a concentrazione e il fotovoltaico. Siamo andati dall'MIT. E gli abbiamo detto: si possono unire queste tre cose facendo 1 più 1 più 1 uguale 3 almeno? E l'MIT ha risposto no, perché c'erano tre motivi per cui non si poteva fare. Noi abbiamo chiesto alle startup che abbiamo nel mondo, abbiamo un sito web, si chiama openinnovability.com, grazie al quale lanciamo challenge, lanciamo sfide. Openinnovability.com, uno viene, vede una sfida, se ci dà una soluzione e noi la realizziamo, si becca lui 10.000, 20.000, 30.000 dollari. E abbiamo lanciato tante sfide, abbiamo raccolto tante idee, oltre 3.700, abbiamo lanciato tanti progetti che poi sono andati bene. Bene, l'MIT ha detto no, non si può fare. Noi lo abbiamo fatto, grazie alle idee che abbiamo raccolto da startup, da colleghi, da innovatori indipendenti, dalle università. Lo abbiamo fatto e in Nevada, proprio lì, vicino all'MIT, nel senso che nel continente americano, anche se dall'altra parte degli Stati Uniti, abbiamo realizzato a Fallon 33 megawatt di geotermia, 26 fotovoltaico e 17 megawattora, o meglio megawatt termici equivalenti di solare a concentrazione. Bene, questa roba qui ha permesso di fare 1 più 1 più 1 uguale 4, cioè non 1 più 1 più 1 uguale 3, che per l'MIT era impossibile, ma 1 più 1 più 1 uguale 4. Perché abbiamo trovato tante soluzioni tecnologiche che ci hanno permesso di risolvere i motivi per cui l'MIT diceva no. L'MIT ci ha chiesto di studiare come è possibile che ci siamo riusciti, anche se per loro era impossibile. L'abbiamo fatto grazie a questo concetto di Open Innovability, che ci permette di chiamare
gente da tutto il mondo a darci idee, che siano startup o che siano innovatori indipendenti. Pensate, abbiamo una community di 400.000 persone su Open Innovability, 400.000 persone da oltre 100 paesi. E quello che sembra per molti no, impossibile, come diceva Mandela, sembra impossibile fino a che qualcuno non lo fa e allora gli altri dicono che è possibile. Quindi a noi, quando nel 2014 abbiamo detto ai mercati finanziari noi investiremo solo sulle rinnovabili e sulle reti digitali perché questo è sostenibile, il resto no, e noi non facciamo quello che è insostenibile, ci hanno un po' riso in faccia, ci hanno detto è una cretinata, perché oggi è impossibile fare soldi con le rinnovabili, e noi gli abbiamo detto ci metteremo 5 anni per fare gli impianti rinnovabili, entro 5 anni quegli impianti saranno i più sostenibili sul piano economico e finanziario. L'abbiamo fatto, gli investitori si sono ricreduti, oggi noi valiamo 3 volte tanto rispetto a 6 anni fa, quelli che non hanno fatto questo hanno continuato a essere insostenibili, valgono 1/3 o come nel caso di Eneco 9 volte meno rispetto a 6 anni fa. Qua chiudo. Grazie. Grazie dottore Ernesto Ciorra, è stato un discorso davvero illuminante, mi permetto di dire, ricco di informazioni, di riflessioni, ma anche di visioni, e oltre che fatto, insomma, spiegato in maniera molto chiara e diretta e semplice, nonostante i concetti fossero molto complessi, per cui credo che sia arrivato ad ognuno di noi e rimarrà nelle nostre teste di sicuro. La ringrazio di nuovo e a questo Grazie. Punto saluto e do anche la parola al professor Gennaro Iasevoli, il prorettore alla ricerca. Buongiorno professore. Buongiorno. Prorettore Buongiorno alla ricerca, internazionalizzazione e terza missione della LUMSA, e poi al professor Claudio Giannotti, che non so se vedremo adesso o fra poco, direttore del dipartimento GEPLI. Eccolo, buongiorno. Inviterei entrambi a fare una riflessione o a porre domande in base a quello che preferite. Buongiorno a voi. Claudio, inizio io? Sì, assolutamente, come no. Vai. Allora, io ho un privilegio, che è quello di insegnare economia e sviluppo dell'innovazione, quindi diciamo l'intervento di Ernesto ovviamente ha stimolato moltissimi interessi. Innanzitutto devo sottolineare l'importanza dell'innovazione, fatemi fare un attimo anche un po' il professore Porter, che noi aziendalisti conosciamo perfettamente, ha sempre sottolineato nell'innovazione e ultimamente anche appunto nella sostenibilità, nel cosiddetto valore condiviso, come l'unica vera chiave di successo nel lungo periodo di un'impresa. Quindi oggettivamente il tema è di grande attualità e di grandissima importanza. Ernesto ci ha raccontato un mondo, devo dire, fantastico, probabilmente diciamo unico a livello mondiale. Io volevo fargli una domanda che naturalmente riguarda la sua conoscenza del mondo Enel, ma evidentemente, visto che ha avuto l'opportunità di conoscere tante imprese e anche altre realtà, ed è quella legata al fattore tempo. Ernesto sa benissimo che molte imprese adottano la regola del 20-80 o 120, cioè dedica il 20% del tuo tempo all'essere creativo, perché la creatività è una delle dimensioni dell'innovazione. Qualcuno parlava appunto di ozio creativo, tanto per citare altre dimensioni accademiche. Ecco, il tempo, Ernesto, effettivamente nelle imprese, cioè il tempo dell'innovazione, viene adeguatamente riconosciuto o è anche nel nostro retaggio italiano tempo rubato al lavoro? La domanda è molto, molto, molto interessante, quindi grazie, ti posso dare del tu, Gennaro? Certo, grazie. Ovviamente è reciproco. Noi
Allora, purtroppo lo scetticismo verso l'innovazione e anche la creatività che c'è in Italia deriva dal fatto che spesso le funzioni innovazione venivano messe in un centro studi e ricerche chiuso e totalmente estraneo al business. Per cui dopo un po' di tempo dici: quanti soldi hanno speso? Ok, quanti soldi hanno portato? Zero. I soldi che si spendevano erano chiari, i soldi che portavano erano altrettanto chiari, cioè zero, e quindi si chiudeva. E paradossalmente, se tu vai negli Stati Uniti, dicono: ah, beato te, vivi in Italia, un posto di creativi. Poi torni in Italia e io mi ricordo sempre l'amministratore delegato di una grandissima azienda italiana, che non è l'ENE, che mi disse: quello là è il più creativo che abbiamo. E il giorno dopo lo fece licenziare. Perché per lui creativo era un'offesa. Cioè, era evidentemente un sinonimo di fuffa, non voglia di lavorare, capacità di scaricare a terra, come si dice in gergo, nulla. Ecco, in realtà, se tu invece orienti il tuo attività di innovazione, noi, ecco, due temi, come siamo strutturati? Noi l'innovazione ce l'abbiamo in ogni area d'impresa. Cioè, nella generazione, noi abbiamo il responsabile di innovazione che riporta al capo mondo della generazione e a me. Nella distribuzione, riporta al capo mondo della distribuzione e a me. Nella NLX, che è un'altra area, al capo mondo di NLX, a me. Nei mercati, capo mondo dei mercati, a me. Nella finanza, noi abbiamo qualcuno che fa innovazione e sostenibilità che riporta al capo mondo della finanza e a me. Nel personale abbiamo perché o innovi tutte le parti del corpo o non accade nulla. Non è pensabile che c'è qualcuno che fa innovazione da una parte e inventa e crea, avulso dalle singole aree dove si innova. Nel legale, il responsabile di innovazione del legale ha trovato un software in Brasile da una startup che consente di processare i processi passati e capire se il nuovo contenzioso che arriva va gestito o va abbandonato all'istante dando i soldi subito alla controparte e quantifica anche quanti soldi in funzione del rischio e dei precedenti, dello storico dei precedenti contenziosi. Noi abbiamo migliaia di contenziosi in parallelo, decine di migliaia, dobbiamo ragionare usando l'intelligenza artificiale. Se non c'è questo tipo di apertura all'innovazione nel legale, nel fiscale, nella comunicazione, nel personale, non si può pensare che una parte del corpo innovi. L'ho detto prima, non è le labbra che cambiano, è tutto il corpo che cambia. O tutto il corpo è bravo a cambiare o l'azienda muore. Allora, questo è un primo tema di governance, come si gestisce l'innovazione, l'innovation manager. Non è una roba a parte. Secondo tema, come lavoriamo? Il nostro è challenge driven. Il 90% della nostra innovazione nasce dall'unità di business che, prendendo il piano strategico e avendo degli MBO sul piano strategico, dicono: porca miseria, l'amministratore delegato mi ha detto che devo diminuire del 30% gli operating cost delle rinnovabili. Ma come faccio? Allora dico: quali sono gli operating cost A, B, C, D, F, G? Me li guardo uno per uno. Dove ho i più grossi casini perché non si può? E guarda, se non fermo una pala, la pala gira. Se non la fermo per capire se c'è un failure, non posso fotografare. Se non fotografo e non vedo il failure prima, c'è il rischio che poi mi rimane ferma per un mese. Quindi io ho dei blocchi, ho i giorni per tutte le pale in tutto il mondo in cui devono star ferme con uno che si arrampica, fa le foto e mi dice se ci sono danni. Questo è un mio limite, risolvimelo. Questa è la challenge driven. Troviamo una startup che ha dei droni che si alzano in volo, la pala continua a girare, fanno le foto vanno a un'intelligenza artificiale che c'è dietro che processa tutte le foto con i failure, ti dice qual è la probabilità che quella pala abbia un failure e se la probabilità è bassa la pala continua a girare e non si fa manutenzione. Se la probabilità è media, a quel punto si ferma per un attimo per una verifica. Se la probabilità è alta, si ferma per la manutenzione e ti dice già quale manutenzione ha bisogno, senza il fermo macchina che è in attesa di fare la diagnosi. La diagnosi ti arriva dalle foto. La capacità dell'intelligenza artificiale del drone è di fare migliaia di foto, molto di più di quanto ne ha, e le persone non rischiano la vita andando sul palo alto 40 metri. Allora, vedi come si passa da challenge concrete a progetti di innovazione concreti. Questa è innovazione che porta valore e i manager te la chiedono e continuano a chiedertela. Non è fuffa. Se non riesci a fare questa, purtroppo sei stigmatizzato come quello che fa fuffa. Ed è giusto anche così. Claudio, vai tu, dai, vai tu adesso. Bene, grazie. Allora, dottor Sciora, veramente Ernesto, grazie mille. Una interessantissime considerazioni. Mi è piaciuto particolarmente questo riferimento alla differenza fra investimenti, progetti sostenibili e un'azienda sostenibile,
perché chiaramente se un progetto ovviamente è super benvenuto, se è sostenibile, un investimento è super benvenuto, ma se la scatola, se il contenitore, se il veicolo non è sostenibile, è una visione di short, no? Di periodo molto corto. Allora, la mia domanda è un po' questa. Il capitale tecnologico cresce a gradini, ovviamente, no? Faccio investimenti, sale a scatti, come dicevi anche tu, ci diamo del tuo, ovviamente, certo. Cresce con più difficoltà, si adatta con più difficoltà ai cambiamenti, no? Se un algoritmo non è off the shelf, quindi non lo posso prendere e installare immediatamente, figuriamoci le persone. Certo. Allora, la mia domanda è un po' questa. Mi è piaciuto molto quando dicevi aiutare le persone a cambiare. Questa espressione mi è piaciuta molto in un passaggio che hai riferito. Tra l'altro devo dire che poi hai citato anche il caso di Pedius che abbiamo studiato come Innovation Talk qui alla LUMSA, quindi abbiamo avuto anche l'opportunità di incontrare Lorenzo Iciaccio, quindi è stata comunque una realtà che abbiamo potuto sperimentare con mano, diciamo, di quanto è utile anche socialmente. Allora, la mia domanda è questa: quando si viene a creare un po' il cerchio dell'azienda, il cerchio delle persone che non sempre si sovrappongono, allora come si fa a governare questo? Perché certamente, ovviamente, tutti vorrebbero il cambiamento, ma sembra un po' quella vignetta, no? Chi è disposto a cambiare, tutti abbassano la mano. Esatto. Allora, quando si crea un obiettivo istituzionale, l'azienda che deve andare avanti, che deve change management, sostenibilità by design, e dall'altro ci sono persone che un po' fanno fatica talvolta un po' a cambiare, ecco, come si governa questo trade-off? Come si governa questa... pensiamo anche alle piccole imprese, no? Perché chiaramente è una multinazionale, ma pensiamo anche alle piccole imprese. Grazie ancora. Grazie per la domanda, altrettanto interessante, che poi è in due pezzi. Uno è sul cambiamento e l'altra sulla differenza tra progetto e azienda sostenibile. Ti faccio solo questo esempio: con un green bond tu puoi finanziare la produzione di energia rinnovabile di un'azienda che produce droga. Esattamente. Perché ma la marijuana dove è legale si può produrre, tu fai un green bond, lo emetti, apparentemente sei sostenibile che finanzi energia o di un'azienda che produce armi. Cioè, se un'azienda produce armi, fa un green bond e emette i soldi che se il bond per raccogliere i soldi che servono per alimentare l'energia elettrica di un'azienda che è insostenibile. Noi abbiamo inventato un nuovo prodotto finanziario, letteralmente inventato. Forbes ha scritto un articolo, non si è capito com'è possibile un'azienda elettrica, che per loro è il contrario dell'innovazione, abbia inventato un prodotto che rivoluziona la finanza sostenibile a livello mondiale eppure italiana, cioè il paese delle pizze, hanno scritto così, cioè non pensando che gli italiani possano, diciamo così, inventarsi qualcosa nella finanza. Si chiama SDG Link Bond. L'SDG Link Bond è un prodotto finanziario che noi abbiamo emesso, abbiamo raccolto oltre 9 miliardi, risparmiando tra il 20 e il 25% di 20-25 base points, cioè quindi tanti soldi di interesse, perché i mercati finanziari hanno capito che noi abbiamo legato le performance del core business sostenibile al nostro rischio finanziario. E abbiamo detto, siccome noi non è che facciamo un progetto sostenibile come col Green Bond, ma siamo sostenibili, ti leghiamo la decarbonizzazione dell'Enel al nostro interest rate. Se non siamo in grado di decarbonizzare in quel modo, ti pagheremo 25 base point in più. Ma se siamo in grado, e abbiamo una traiettoria di decarbonizzazione certificata da Science Based Target Initiative, che è un'organizzazione internazionale indipendente, se siamo in grado, noi siamo più sostenibili, quindi meno rischiosi, quindi paghiamo meno interessi. Tutti, ti assicuro che i mercati finanziari hanno detto non troverete gente che vi dà i soldi. Noi abbiamo avuto 6-7 volte richieste di quei bond rispetto alle emissioni che facevamo ogni volta, emissioni da un miliardo, non emissioni da due spicci. Seconda domanda: come contagiare il virus del cambiamento? Il cambiamento è visto come un virus e le aziende producono gli anticorpi, che sono gli antivirus del non l'ho mai fatto, nessuno l'ha fatto così, abbiamo sempre fatto così, oppure non c'è budget, oppure non rompere le scatole, oppure c'è un'idea, fatti gli affari tuoi perché non ti riguarda, oppure e se sbagliamo, ai ai ai. Ecco, noi abbiamo messo in piedi una serie di iniziative culturali. Una su tutte, ti cito, si chiama My Best Failure. Noi abbiamo premiato quelli che facevano cose nuove in maniera diversa, andavano male, le condividevano. E li abbiamo premiati con reward in termini di percorso di carriera. Perché se tu sbagli e poi occulti l'errore, purtroppo fai due danni, hai sbagliato e poi l'azienda risbaglierà allo stesso modo. Perché non, se invece sbagli e condividi, l'azienda non risbaglierà allo stesso modo e impariamo dal tuo errore. L'abbiamo tra virgolette copiato da un'iniziativa simile che faceva Pixar, Google X,
ci ha chiesto la possibilità di copiare My Best Failure. È stato studiato dall'ESMT o ISMT di Berlino, che ci ha scritto un caso di studio. Il professor Battaciaria l'ha scritto, poi pubblicato su una rivista, European Business Journal. E questo è un esempio, ma il vero motore del cambiamento è se c'hai il capo azienda che spinge per il cambiamento. Io dico, scrivo sempre, no CEO, no party, no? Perché se il capo non vuole, cioè tu guarda le aziende innovative italiane, Nerio Alessandri è il vero motore del cambiamento di tecnologie, Giorgio Armani è il vero motore del cambiamento di Armani, cioè Dolce e Gabbana, loro sono i veri motori del cambiamento di Dolce e Gabbana. Noi siamo pieni di aziende innovative che cambiano, ma perché? Perché il capo le vuole. Noi ci abbiamo un sacco di amministratori legati in Italia che parlano di innovazione e sostenibilità nei convegni, ma poi vanno in azienda e se il primo che dissente con loro li massacrano. Cioè, allora, quella non è un'azienda aperta al cambiamento. Noi abbiamo un amministratore legato che accetta il dissenso, accetta che la gente la pensi diversamente da lui, discute. Allora, questo sembra una banalità. Abbiamo un amministratore delegato che è il primo che si studia i progetti di innovazione, il primo che mette MBO sull'innovazione e sulla sostenibilità, a se stesso per primo. Il nostro amministratore delegato ha MBO su innovazione e sostenibilità e a cascata ce li hanno tutti. Ora, questo vuol dire essere attore del cambiamento, volerlo. È il primo che dice noi spingiamo su rinnovabili e reti digitali, perché questo sono il futuro. È il primo che dice mettiamo responsabile a sostenere l'innovazione, perché bocci i progetti non sostenibili in comitato investimenti. Il comitato investimenti, oltre 2,5 miliardi di progetti pronti per essere approvati, finanziariamente ok, dal punto di vista delle performance economiche straordinarie, ma non sostenibili, sono stati bocciati. Perché? Perché noi abbiamo incorporato nelle metriche di valutazione degli investimenti la sostenibilità. E quindi se io devo fare un progetto stupendo sul piano economico in un paese che non rispetta le donne, io non lo faccio. Punto. Punto. Non esistono sì o no. Perché se lo faccio, io non sono sostenibile, tradisco il mio essere in armonia con un contesto civile, e lo sottoscrivo, perché chi non rispetta le donne sui diritti umani non è civile, anche se è ricco, non è progredito, anche se è sviluppato. Pasolini distingueva lo sviluppo dal progresso. Lo sviluppo è economico. Il progresso è economico, sociale, civile, culturale, ambientale. Noi spingiamo per un sustainable progress. Infatti il nostro purpose che ci siamo dati, we empower a sustainable progress. No? Noi vogliamo dare forza a un progresso sostenibile. E allora avere una scelta che ci dice, ci danno i soldi, c'è un'opportunità economica, andiamo in quel paese. Beh, purtroppo le donne non hanno voce in capitolo, purtroppo i lavoratori delle case sono da generazioni considerati schiavi, però facciamo soldi. È coerente? No, non si va. Allora, questo è un esempio di che vuol dire essere sostenibile, non regalare poi alla sanità. Nel caso della pandemia gli abbiamo anche dato i soldi perché serviva in quel momento, ma non è quello essere sostenibile. Grazie, grazie di nuovo dottor Ciorra. Vi chiederei di rimanere ancora qualche minuto collegati, così ascoltiamo insieme il saluto del rettore dell'Università LUMSA, Francesco Bonini, che eccolo, vediamo collegato. Buongiorno rettore. Buongiorno a voi, grazie. Intanto io personalmente ho imparato moltissime cose. E poi Ernesto mi ha anche dato un compito, perché dice il capo azienda spinge per il cambiamento, e quindi vedrò per il tempo in cui avrò questo ruolo, che più che capo azienda io ho sempre parlato di università come comunità, e questa parola è molte volte ritornata, e avevo parlato a suo tempo di agilità, come i miei colleghi mi ricordano sempre, e credo che questo tutte queste giornate, tutti gli interlocutori, ultimo dei quali Ernesto, tutti gli interlocutori ci abbiano veramente spinto a misurarci con questa prospettiva, che è quella del realismo dei principi. Cioè bisogna avere idee chiare e bisogna avere la capacità di applicarle in maniera operativa e appunto sostenibile. Sostenibilità che è qualcosa di trasversale. Quindi veramente grazie a tutti i colleghi che hanno organizzato qui
ce ne sono due, poi c'è il professor Giordano che non compare in video ma è stato il motore di queste iniziative, e tutti gli altri colleghi di Roma e di Palermo. Veramente questa è ormai un appuntamento importante per la nostra università, è un appuntamento importante per i nostri studenti, è un appuntamento importante per i nostri docenti e per tutti coloro con i quali costruiamo, appunto, perché l'università non è mai un ente autoreferenziale, ma ha sempre vissuto nei rapporti, nel tessuto delle relazioni. Quindi veramente grazie a tutti, grazie a Maria Silvia Santini che ci accompagna non solo in questo ma in altri momenti più o meno formali, ma tutti ispirati proprio a questa filosofia di fondo che oggi è stata così ben illustrata e che diventa un impegno direi franco ma anche realistico. Grazie veramente di cuore a tutti e ci vediamo. Come mi ha suggerito Filippo Giordano in chat, di concludere, ci vediamo per la prossima edizione, che sarà la sesta, Filippo, se non sì, la sesta. E speriamo di farla. Grazie, anche rettore, allora aspettiamo la prossima edizione. Intanto un saluto e un ringraziamento a tutti, e proprio per il saluto finale dare la parola al professor Giordano. Ma no, io voglio semplicemente ringraziare Ernesto, i colleghi Claudio, Gennaro, il nostro rettore, il professor Bonini e Maria Silvia per questo momento finale, tutti gli speaker che sono intervenuti, e io direi di dare anche, come dire, un invito a Ernesto a venirci a trovare quando ritorniamo in presenza. Lui è romano, insomma, gira il mondo, riprenderà a girare il mondo, ma comunque poi c'è sempre il ritorno a casa, e la LUMSA è nella città, nella tua città, quindi ci sarà modo anche per potersi incontrare di presenza e farti incontrare anche i nostri studenti. Grazie davvero per essere stato con noi oggi e grazie a tutti. Ciao a tutti.